Thank you.
Thank you.
Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. Sessione speciale, sia perché appunto domani abbiamo Lucca Comics, sia perché stasera ovviamente avremmo avuto qualche difficoltà a fare quinta edizione Farwood, quindi appunto abbiamo convertito appunto l'incontro settimanale con una one shot di The Witcher che annunciamo poi tra l'altro un anno fa. E praticamente faremo solo oggi. Vabbè, non è colpa, Quindi, io da master non è colpa mia, è ogni no, 3x2, ma la per gente carità. mancava e non potevo farla. Sì, infatti, poi campagne, eccetera, alla fine. Però abbiamo detto, ok, Luke, facciamo questa The Witcher, che è un po' che si vuole fare. I giocatori sono chi aveva confermato, poi ha disdetto all'ultimo, eccetera. E appunto abbiamo il piacere di avere appunto Alba Vel come una delle giocatrici di questa campagna. E tra l'altro vorrei far notare che c'è una forte quota rosa. Quindi sono due uomini e due donne in questa campagna, finalmente 50-50. Veramente siamo 3 e 2, però. Ah, è Il vero, master. vabbè, Scusami, comunque. sono il master, ok, però. Sì, comunque abbiamo incontrato gli obiettivi di genere del canale, Aspetta, li spunto. quindi esatto, siamo praticamente LGBTQ+ e women friendly. Comunque, a parte gli scherzi, innanzitutto benvenuti alla Taverna di Noob e appunto Luke, c'hai il manuale di The Witcher? Facciamo vedere un attimo. Aspetta, perché ce l'ho, però io la scrivania è piccolissima. Ecco, perché magari non si vede perché c'è solo tabletop, non c'è il tag specifico su Twitch. Allora, pubblicato da Talsorian Games, gioco ufficiale The Witcher, basato su Fusion, che è né più né meno l'engine su cui è basato anche Cyberpunk 2020 e Cyberpunk Red, chiaramente adattato per uno scenario low fantasy medievale, come è The Witcher. Però, fatto sta, credo, bravo. Chi ha giocato The Un Witcher 3 sa cos'è questo. Geralt lascivo. Quindi, bando alle ciance, credo che abbiamo appunto chiacchierato anche troppo. E tra l'altro, poi un attimo accendo la luce, lascio la parola a Luke, che sarà appunto il GM di questa sessione. Allora, benvenuti tutti in The Witcher. I nostri avventurieri, potremmo chiamarli in questo modo, si trovano nel continente. Più precisamente, zoomiamo. Basta, perché sennò entro dentro la mappa. Si trovano più o meno in questa zona qui di Temeria. Per esattezza, si trovavano a Visima, la capitale di Temeria. Mentre erano lì. Non si sa per cosa, non si sa perché, perché ognuno, ribadisco, nessuno di voi si conosce. Si è trovato nel mezzo al conflitto tra Temeria e Nilfgaard. E la meglio l'ha avuto Nilfgaard. Avete visto veramente cose orribili fatte dai Nilfgaardiani? Cose oscene? E di tutta fretta e anche di gran carriera avete deciso, ma sa di toglierci dalle scatole da qui? E siete usciti da Visima scappando, andando verso nord. Però state andando verso nord con una certa fretta, quindi il nord è ipotetico. Voi andate in nord perché alle vostre calcagna ci sono le pattuglie nilfgaardiane che stanno seguendo i fuggitivi per ucciderli. Non vogliono sopravvissuti, a quanto pare. Non sono brave persone, mi guardiano. Dopo giorni di cammino, siete finalmente riusciti a trovare le paludi, sapendo che dall'altra parte delle paludi c'è il fiume Pontar. E dall'altra parte del fiume Pontar c'è Redania, l'unica vostra salvezza. Ora qui apro e chiudo parentesi. Forse salvezza per due di voi. Gli altri due, essendo elfi, uno pure mago, ancora di più. Però,
Intanto, meglio attraversare e nascondere le orecchie a punta e non castare incantesimi in un'altra regione che farsi trovare da Nilfgaardiani e magari essere anche impalati, insomma. Quindi la nostra avventura inizia con voi che avete, purtroppo mi dispiace, le caviglie immerse nella melma della palude. Prego. Ok, siamo un gruppo grande di persone Voi di chi? quattro. Ah, ok. Bene. Eravate Tanti un gruppo sopravvissuti. più grosso, ma poi vi siete ramificati e alcuni sono stati presi, altri non sapete più dove sono andati, altri Ci sono. siamo mangiati fra noi. No, scherzo. E siete rimasti solo voi quattro. Allora, Vai, vai. introduciamo un attimo i personaggi, magari. Per esempio, io giocherò Hilbef. Sì, ti metto su Hilbef, un. appunto, sì, almeno apri la scheda e mostrala, tra l'altro, se vuoi. No, intanto faccio vedere le cose, poi le schede le apro tranquillamente. Ok, dove appunto giocherò Hilbef, che è un Witcher della Scuola del Lupo, tra l'altro terra natale Temeria, che appunto, come tanti altri Witcher, hanno girovagato per il vecchio continente in cerca di lavoro, anche se a un certo punto decise appunto di ritirarsi a Vizima per dedicarsi a vita privata e trovare un lavoro onesto e abbandonare la via del Witcher. Fatto sta però che le circostanze hanno voluto altrimenti ed eccoci che ci ritroviamo qui tutti assieme. Ok, Gli altri? ovviamente più o meno posso dire. Il mio personaggio, Sacklivor, è un elfo con un forte accento nilfgaardiano e questo è un po' strano perché teoricamente stiamo scappando dai nilfgaardiani. Non vi ho detto granché di me, fondamentalmente non sapete quasi nulla e è anche strano che stia marciando verso Redania con voi. È abbastanza evidente dal mio equipaggiamento, quello che mi porto dietro, che con buona probabilità mi potete riconoscere come un mago. Parlo comunque il comune tra con voi, non parlo in aldea speech o in nilfgaardiano, però l'accento lo sentite. E non vi ho specificato, ripeto, grosse motivazioni dietro la mia fuga, vi sto seguendo fondamentalmente, rimanendo piuttosto silenzioso. Perfetto. Allora, vado io. Vai. Il mio personaggio si chiama Silandra Leri, viene da regione del Covir. Lì ha passato la stragrande maggioranza della sua vita. Viene da una famiglia piuttosto benestante che gli ha insegnato l'etichetta e quindi quasi è cresciuta come una piccola, una giovane dama, però tutto questo poi è stato completamente rovesciato perché Silandra ha scoperto che la famiglia aveva affari segreti con delle persone poco raccomandabili. Qualcosa di segreto hanno nascosto che purtroppo non ha ancora scoperto, però indirettamente poi ha iniziato ad avere a che fare con lo stesso gruppo di criminali con la quale la famiglia interagiva. Allora ha abbandonato la famiglia, si è unita a loro e tutto ciò che sa l'ha imparato in questa, direi quasi una gilda. Non è una ladra, però la considererei più una spia. E dopo anni di addestramento è decisa di partire perché ha dei compiti da svolgere per la banda. Il mio personaggio invece è Sabine Decrion, è anche lei un'elfa, che da quel che avete potuto scoprire in questi giorni, diciamo, non ha mai fatto lavori troppo onesti essenzialmente. È spuntato qualche volta l'argomento della famiglia, sapete che ha dei fratelli, un fratello e una sorella essenzialmente, e che in questo momento sta fuggendo da qualcuno che ha ferito in modo accidentale, essenzialmente. Ottimo. Che bei personaggi. Che
Come piacciono a noi dei disperati che provano a tirare. Soprattutto a campare. Me Witcher mi garba tantissimo. A me la vita da Witcher faceva cacare, volevo fare altro. Beh, se ci pensi bene, vengono presi da orfani, costretti a un addestramento che è una vita che loro non hanno scelto, e si ritrovano a fare semplicemente una vita scelta da altri, quindi ovvio. Ma anche nei, per esempio in The Witcher 3 incontri altri ex Witcher che hanno abbandonato la via. Sì, sì. E che fanno gli assassini, i mercanti. Quindi è una roba meno originale quanto uno non pensi. Ok. Allora, vi trovate in questa palude sporca, malodorante, ormai da giorni. E per fortuna per il momento non avete incontrato niente di strano. Nessun mostro, anzi, forse anche insolito. Un secondo, sto facendo cambio mappa. Assolutamente. Rivelaria. Chi vuole fare da token? Per me è uguale. Cioè, allora farò io, vai. Tanto. Ok. E appena svelerà la mappa, lo posiziono. No, te l'ho già messo. Ok. Allora. Quindi siamo. Darci un po' più di contesto. Se allora, praticamente posso. Vi trovate un. In un sottobosco, però immaginatevelo con molte piante secche. Sapete che è giorno, però sta piovendo da giorni. La luce filtra a malapena dalle nuvole, figuriamoci dalle fronde degli alberi. In più camminate quando vi va bene col fango e le caviglie, quando vi va male al polpaccio. Bene, ma non benissimo. Esatto. Tutti Evac. Vi siete fermati varie volte a togliervi sanguisughe e altro. Allora. Ilbef semplicemente si guarda intorno. Probabilmente siamo lasciati alle spalle i Nilfgaardiani. Non credo che la loro cavalleria pesante si avventuri così dentro alle paludi intorno al Pontar. Però credo che qua ci sia un problema. Farlo. Non ho sentito, Nick. Se vogliono marciare fino a nord, dovranno farlo. Beh, non per ora. Oppure faranno il giro. Dipende se vorranno, da dove vorranno prendere la Redania. Magari attaccheranno prima il Corvier. La questione però non ci interessa e nemmeno a me. Ora dobbiamo pensare a raggiungere Novigrad. E attualmente abbiamo problemi un po' più gravi dei Nilfgaardiani. Come ho detto, è difficile che la fanteria pesante si venga a impantanarsi in questo acquitrino. Però qui nel Pontar ci sono creature non proprio carine. Witcher, cosa dobbiamo aspettarci? Luke, che tipo di cosa so di questa zona riguardo al Pontar? Allora, devo fare un tiro di conoscenze. In primo voglio sapere se ci sei mai stato. Beh, sì. Ok. Nel senso, ho girato tutto il continente, come ho detto. Allora, fondamentalmente, tu sai che qui si trovano. Aspetta, Si trovano Necker, Droner. E probabilmente hai sentito delle voci su Troll. Boddar, Necker, Droner, tutti i mostriciattoli molto carini abitano il Pontar. Soprattutto ora che appunto piove. Magari c'è appunto si alza l'acqua. E queste creature possono afferrare i pescatori o i viaggiatori abbastanza sprovveduti e trascinarli. Quindi? Bene, quindi affidiamoci ai tuoi sensi e andiamo avanti te. Ah certo, ovviamente, devo fare il lavoro non pagato.
Beh, io andrò avanti, statemi vicino, se volete vivere. Non mi fermerò certo a raccattarvi se una di quelle cose vi prende. Come ho detto, se mi state vicino garantirò la mia e la vostra sicurezza, ma non oltre. Quanto oro vuoi, Witcher, per assicurarci la tua protezione? Oh, questo stereotipo che dobbiamo comunque essere pagati, no, e che ci puoi comprare a peso d'oro. Ti dirò, non mi interessano i soldi al momento, vorrei semplicemente arrivare all'altra sponda del fiume. Io che sono un pochino distante da voi due, però sento, penso di essere vicina, ora scusate, mi rileggo il nome, a Sabin e dico, tranquillo Witcher, non ti avrei dato nemmeno una delle mie monete per la tua protezione. Ecco che arriva il genovese. Questi giorni persi, hai notato che sono stata un po' diffidente, come se avessi dei rancori contro i Witcher, che però non ti ho mai spiegato. Quindi ho sempre un po' la battutina quando Ok, si parla di... guarda che non mordo e comunque Ci siamo della scuola del non lupo. so, non mordo e ovviamente non faccio più parte della scuola della guilda. Ho abbandonato il cammino, quindi sarebbe anche disonesto chiedervi un compenso. Come ho detto, statemi attaccare. Ero disposto a pagarti 10 monete d'oro al giorno, ma come preferisci, insomma. Beh, il mio tariffario sarebbe molto più alto, ma facciamo che il tuo giorno è fortunato. Ma sei arrugginito, l'hai già detto. Quindi... Sì, però meglio che cavarsela da soli, no? E faccio forza, muoviamoci. Beh, non conviene a nessuno cavarsela da soli in questa situazione. Che bandito, no bandito, che ladro sveglio. Vai avanti te, Witcher. Esatto. Bene, statemi attaccati. E procedo in avanti. Cosa vedo? C'è innanzitutto delle sponde, nel senso, quindi non siamo ancora vicino al Pontar, è tutta palude. No, anzi, non capite nemmeno più dove sia il nord, il sud, l'est e l'ovest, da quanti giorni siete qui dentro. E con la luce che poi filtra, a malapena riuscite a capire che è giorno con la notte, perché varia leggermente di poco per quanto è... Considerate che Ok. parti quelle in verde, voi non ci potete andare sopra, perché è talmente fitta la vegetazione che è impenetrabile. Ok, claro. Bene, allora ci muoviamo in avanti. Chiaramente faccio attenzione, nel senso controllo i segni nell'acqua, cerco di passare dove l'acqua appunto è il più basso possibile. E appunto non so se è richiesto un tiro o No, meno. no, no, per il momento è tutto a posto. Neanche il tuo medaglione non vibra. Sposta pure la pedina. Io cammino con il bastone, a mo' di bastone da passeggio, anche se Sì, scansa la va roba. Ciao. bene. Del tipo, che schifo. Cose sporche nell'acqua. Sì, vabbè, lo uso un po' per scansare lo schifo e un po' per farmi avanti, insomma, per sentire anche tipo davanti a me se c'è qualcosa tipo sabbie mobili o punti dove l'acqua è più profonda dove posso sprofondare. È un po' uno spreco per un focus da mago, ma la situazione lo richiede. Allora, infatti. Ah, tra parentesi, io che pozioni ho preparato? Perché vorrei preparare almeno come pozione appunto l'olio di necrofago e l'olio del gatto, che Va bene. appunto sì, che poi praticamente risolvo, cioè mi sparo tutto per prepararne due. Quindi appunto l'olio di necrofago che mi permette di avere più 5 contro i necrofagi, dato che ci sono Nekkar, Droner, eccetera. E la pozione del gatto mi permette di vedere, ho più 2 per vedere, non posso essere ipnotizzato, ho più 2 per vedere attraverso le illusioni, non ho penalità al buio o con illuminazione fioca. Sì, tutto qua. Va benissimo, Quindi sì, intanto... già te la concedo. Hai avuto giorni per Ok. prepararla.
E andiamo avanti, non c'è molto da dire. Quindi come cambia lo scenario? Allora, lo scenario presso a poco rimane sempre uguale, cioè trovi delle vie dove riuscite a muovervi, però è sempre la solita zolfa, cioè acqua, schifo, roba del genere e così via. No? Ok. Capisco. Allora devo fare una cosa, siccome ok. Ah no, non è. Io intanto mi giro verso, oddio, per vedere. Verso Sivandra e Sabin, e voi due sapete come orientarvi in questo posto, o come me non ci siete mai state? Mai stata qui e sono più tipo da città, comunque non da palude di certo. Io faccio solo scrollo la testa dicendo no. Io sono decisamente più abituato a climi secchi. Ditemi che la vedete la casa. Continueranno a puzzare di me, ma per chissà quanto tempo. Penso che li dovrai bruciare dopo questa avventura. Se prenderanno fuoco. Quindi questo cos'è? È una, lo vedete? È una casa distrutta e abbandonata. Ok, però io direi di avvicinarmi. Sono curioso di vedere cosa ci sia. Magari c'è qualcosa utile. Vai avanti. Allora, ti avvicini e vedi che è una casa ormai... che le poche cose che sono rimaste in piedi sono i pali portanti. E beh, non c'è veramente niente, cioè melma che ricopre qualsiasi cosa. Fai, se vuoi provare, fai un tiro di accortezza per vedere se noti qualcosa. Lo faccio immediatamente. Ventuno. I'm a witcher. Allora, con i tuoi sensi da lupo. Witcher. Sei lì che nazzi tutto quanto questo posto ormai dimenticato da Dio, quando trovi un forziere. Non di legno, in metallo, che quindi non ha, non si è, cioè, è sciupato, però non è sfatto, perché se fosse stato di legno a quest'ora non c'era più nemmeno il forziere. Ok, qualcuno avrà nascosto qui. Mi rivolgo appunto a Sivandra o a Sabin. Voi due sapete come aprirlo? Sì, beh, posso provare. Con un'abilità che non so. Con l'abilità scassinare. Ah, cioè proprio direttamente scassinare. Sì. Tiro? Sì. Ah, eccola qui. Mamma mia, io faccio sempre dei tiracci. Hai fatto uno critico. Ci penso io. Mi si spacca tipo... L'arnese da scassola è non è che si è spezzato, proprio è esploso. E guardo Sabin, vuoi provare tu? Vabbè, ho la chiave di ogni porta di solito, ci proviamo. Per vedere. Quindi posso sempre far saltare in aria il forziere. Mm. 14. Non so se avere gli arnesi dà qualche cosa in più o simili. Riesce ad aprirla. Tutto okay. Si apre. Presumo che lo apriate, sennò
Non penso io faccio due passi indietro, lascio l'onore a Witcher. Prego, prego, sei un mimic, prendilo a te. Esatto. Cosa troviamo all'interno? Lo apri e all'interno ci trovi poltiglia, perché tutte le cose che erano all'interno si sono sciupate. Però noti una sacchetta in pelle, tutta imbevuta, però noti che dentro c'è qualcosa. Cosa c'è all'interno? Lo apro. Allora, il tuo medaglione inizia a vibrare. Magia? E cos'è? No, ho sbagliato. Aspetta. Magico lo controllo io. All'interno trovi un sasso. Dai, prendi la citazione, su. Sì, era il quello lì di One for All, no? Il gravity detector, esatto. Che lo lancia e ti dice se c'è la gravità. Da che parte la gravità, se sopra o sotto adesso sì. Praticamente non avete trovato niente. Le cose che c'erano però, probabilmente positivamente. Ma scusa, però era magico, no? Sì, il sasso è magico. Infatti okay. Il medaglione ti ha vibrato appena l'hai toccato. Un regalo e lo passo a Xaclivor. Uso la mia abilità di medical, si chiama, dico subito. Abilitazione medical training, primo, presumo abbastanza inutile. 22 è un sasso che misura la gravità. Sì. Lo prendo, pattume. Magico, ma pur sempre pattume. E lo lancio fuori dalla finestra. Okay. Bene, credo abbiamo perso fin troppo tempo qui, ma volevo controllare. Ogni tanto i contrabbandieri qui nel Pontar nascondono qualcosa. Mal che vada, avremmo trovato qualche spicciolo e corrompere le guardie redaniane al confine. È l'unica, diciamo, modo per passare inosservati o passare prima di altri. Cosa o fai? Aggirare in altri modi, non dobbiamo per forza passare per il casello... Credi che i redaniani siano lì a aspettare che migliaia di profughi da Vizima gli entrino come cavallette dentro casa? Non hanno abbastanza soldati per difendere il confine e al contempo controllare tutto il fiume, dico solo questo. Beh sì, infatti è la mia speranza. Comunque, procediamo. Prego, dove ti sposti? Direi mi sposto in giù. Ok, quello che vedi è sempre questo. Ecco qua, cosa trovo andando avanti? Intanto sei arrivato al... Dove? Non c'è niente, cioè sei andato... Ok, praticamente... c'è un altro arbusto. Ok, quindi torno indietro. E sposto, ecco qua. Sì, c'è un vicolo cieco, va bene. Ok, quindi torniamo indietro e continuiamo da qui. Va bene. Ok. Luke, c'è tipo una direzione da cui sentiamo tirare il vento? Perché magari tra gli alberi, seguendo il vento, riusciamo a capire un punto che si apre in uno spazio un po' più ampio rispetto a l'acquitrino che stiamo attraversando. Allora, i punti verdi, come ho detto, sono quelli inaccessibili per voi. Non vuol dire che dove camminate riusciate a camminare bene. Cioè, l'agente atmosferico, la pioggia, la percepite perché vi sta cascando dagli alberi, non perché vi casca addosso. Cioè, vi casca addosso dagli alberi, non dal coso. Quindi, se c'è anche il vento, forse lo sentite ululare per via del... ma non dentro dove siete voi. È proprio... anche, cioè, è stagnante anche qui dentro. Mm.
qua c'è un sacco di umidità, anche per essere una palude, se anche gli alberi sgrondano. Di solito i droner e i necker dove si nascondono? Per quanto ne sei te, qui te lo potresti trovare anche uno sottopiedi. Ok. Quindi direi di procedere in avanti, non c'è molto da fare qui. Ok, il tuo medaglione inizia a vibrare. Potrebbe un altro essere un altro di sassi magici, o estraggo la spada d'argento, oppure avremo a breve visite. Io non so se ti devo fare un tiro, Luca, mi metto in furtività. Per fare furto. Nascondersi, insomma, destrezza. Per nascondermi. Se c'è la statistica per nascondersi, sì. Sì, tirala. Chiedo Venia. 22. Sì, vabbè. Non la vedete più. Puff! Ah, ok, nel senso non è che è scomparsa, però si è nascosta bene. Va bene. Spero che Sivandra non si allontani troppo, ripeto. Saclivor, l'andresti a ripescare tu, non è che mi fermerò a cercarla. Dobbiamo muoverci qui. Non so minimamente come trovarla, quindi non è proprio... Vado avanti. Ok, ti libero... Scusate che faccio quello manuale che secondo me è più carino. Mentre loro avanzano, li osservo, non so se ogni volta che mi voglio spostare ti devo ritirare, immagino di sì, per mantenere l'estrema nascosta. Se foste in combattimento o qualcuno vi osservasse, sì, in questo momento te sei furtiva e rimani furtiva per loro. Cioè, non ti stanno cercando in quel... No, perché seguendoli, continuando a nascondermi sfruttando gli alberi, se posso continuare a seguirli, stanno... Sì. Il tuo medaglione smette di vibrare. Attenti, ce le potremo trovare anche in un'imboscata ai lati. E per quanto io sia sono stato un Witcher di professione, non vuol dire ne possa affrontare così tanti da solo. Quando vi dico di scappare, scappiamo. Che è qualcosa che ci fa sopravvivere, faccio tutto quello che vuoi. Basta che mi stai attaccata e quando ti dico di correre, corri. Quando ti dico stare ferma, stai ferma. E forse ne usciremo vivi dal Pontar. Rassicurante girare con un Witcher. Ah sì, certo. L'altra opzione, wow, se vuoi puoi tornare dalla cavalleria pesante di Nilfgaard. Qui perlomeno i Drowner... lo fanno per non per malizia, per potere, ma semplicemente perché vogliono mangiare. Mi sento più a mio agio qui. Gusti. Sentendo parlare il Witcher dava insomma consigli a Sabin su come essere protetta, la nascosta seguendoli raccolgo un sassolino e lo tiro verso di lui, ai piedi. Fai un tiro di accortezza, Percy. Ok. Ma questo c'è il flashback del Vietnam, ma c'è caso che affetta qualcuno di noi. 20. Allora, non superi la sua prova di furtività, quindi non la vedi, però ti giri verso la sua direzione. Ok. Quindi noto Sylvandra. Cioè, non la vedi, però sai che è lì. Cioè, di certo un mostro ti tira un sasso, cioè... Ah no, era Sylvandra. Sylvandra... sappiamo con cosa cenare. Ma sì. Ho un po' di fame, in effetti. In effetti avete fame, eh? Non è che vi siete portati dietro scorte. Ovvio. Siamo dei morti di fame e scappano dalla guerra. Bene, bene. Procediamo? Sì, direi di sì. Ok. Witcher riesce a capire in che sta vibrando il tuo medaglione, cioè ti dà una minima percezione di da che lato. Allora, al momento non vibra.
molto diretto. Al momento, non funziona, è andato in pausa. Esatto. Allora, quindi muovo di nuovo in avanti. Aspetta, perché lì faccio vedere anche il punto dove eri prima, quindi si vedeva così, ok. Ora sei qui, vedi anche qui. Fate conto che ogni esagono non è un passo, Sono un bel... Quanti metri o piedi o yard e quant'altro? Qual è l'unità di misura? Fai conto... Allora, l'unità di misura non l'ho pensata, ho soltanto pensato che se seguite la strada in modo giusto ci mette 3 giorni a arrivare a dove dovete arrivare. Quindi voi in questo momento siete a fine sera. Ok. Cioè sta iniziando a venire la sera barra notte. Infatti dobbiamo trovare anche un riparo, perché stare qua in mezzo a un acquitrino dove probabilmente sono droner di notte non è proprio la mia definizione di divertimento, mettiamolo in questi termini. Magari per passare la notte. E appunto, muoviamoci in avanti, quindi... Andiamo verso nord-est per poi riscendere, o nord-ovest e poi riscendere a sud, oppure sud-est? Non hai risposto. Io guardo. Non... Scusa, ripeti le due opzioni. Andiamo a nord-ovest per poi scendere a sud, o passiamo dritti per sud-est? Quindi... Sono a nord-ovest e poi andiamo a sud, oppure andiamo diretti a sud-est? Direttamente a sud-est, andiamo dritti verso il nostro obiettivo. Evitiamo di allungare la strada. Cerchiamo di fare quella che sembra la via più veloce. Infatti, anche più sicura. Ripeto, allora. Voi state andando in giù, ma voi non sapete se state andando a nord, a sud, a est o ovest. Infatti, quello è il punto della questione. Nel sole possiamo intuire minimamente dove siamo. Infatti la questione è che, come ha detto Luke, è nuvolo, quindi c'è luce ma non vediamo quanto alto il sole. Esatto. Ok, ma in base al momento della giornata lo capisci se sta puntando ovest o est? Se lo vedessi, sì, siccome ci sono tante frasche che coprono più nuvole con pioggia, la tua percezione della luce è più o meno uguale. Ok. Ma una domanda, c'è l'abilità navigare, non so se navigazione... No, stai navigando in questo momento. No, sì. Cioè, per l'uso navale. Esatto. Per l'uso navale, ok. Se riesci a trovare una barca, puoi trovare. Sì. No, volevo capire se si può usare per orientarsi. Witcher, puoi spazio. Arrampicarti su un albero e vedere se da un punto di vista un po' più elevato possiamo capire dove stiamo andando. Io avrei chiesto alle due elfe. No, una è un'umana e l'altra è l'elfa. Sì, all'umana e all'elfa. Scusate. L'ho chiesto a te perché mi sembri quello più atletico. Quando sento questa cosa da nascosta mi arrampico. Bellissimo, è tutto. Vedi come sei spaccata. Ti devo tirare, immagino, destrezza, atletica, ok. Non siamo un fenomeno, però... L'importante è che non mi fa sotto il 10. Ok, 14. Ce la fai, ti arrampichi in cima. Ok, e allora osservo, cerco di individuare un'area che possa fare il caso nostro per accamparsi. Devo farti un altro tiro? Allora, no, allora te vedi dall'alto dei buchi, praticamente dove vedi, praticamente sopra degli alberi è buco abbastanza grosso, ne vedi uno qui dove sapete che c'è la casa abbandonata, ne vedi uno qui mi sa che stai pingando, c'hai il ping e nero, sì. Nero della Fog of War, non si vede. Come faccio a cambiarlo? C'ho arancione. Infatti forse lo stai facendo in GM. No, sono oggetti in miniature.
Allora. Devi controllare i livelli. No, Perché aspetta. capita anche a me che a volte mi impappino con i livelli. Ora Però puoi stai. selezionare anche il singolo oggetto con destro e selezionare dove piazzare quella risorsa, su che livello della mappa. Scusami, una domanda, voglio vedere. Perché me lo fa? Scusate, mi sta facendo continuare a fare nero. Secondo me perché stai usando la mia scheda per pingare. No, non ho niente aperto. In basso a destra, sulla chat, ti dice as. Al narratore. Scusa. Prova adesso. No, No, sempre. io devo averlo Sempre di. nero. Dipende dal mio colore. Com'è che si cambiava il colore? Vedo se cambiando. Cliccando sul quadratino a fianco al nome, se non sbaglio. Ottimo, a me non me lo fa fare. Bene. Allora, molto Usa la semplicemente, che parlo io. funzione Parlo io. di segno. Usa la funzione di segno, c'è il segnetto sopra. Molto semplicemente faccio una cosa, faccio rivelare su quei punti. Ok, Ciao. Risolto, Luke. sto togliendo praticamente il nero da dove lei vede queste cose. Ok. Voi vedete? Ditemi di sì. Sì, Sì, vediamo. Sì. ok, stavo infartando. Ok, Sivandra, che cosa vedi? Cosa vedono tutti da umana? Luca? Sono altri roveri, case abbandonate? Allora, questo non lo puoi dedurre. Io perché ho dovuto deliberare perché dovrò dirti. Ok, Deduci che sono spiazzi aperti e deduci che ci siano delle costruzioni, perché non ha senso se no la foresta che si apra in quel modo. guardo il basso verso il Witcher, faccio Witcher a Sì. circa una mezz'ora al massimo, sto dicendo un tempo, Luca, indicativo del percorso che dobbiamo ancora fare Sì, per raggiungere te lo fai in linea retta, perché non la esatto. prima. La primaria. Comunque, sono diversi spiazzi, questo è più vicino, dobbiamo proseguire a dritto. D'accordo. E scendo, devo farti una prova per No, scendere no. oppure. Non sei in un No, momento allora, critico. qua c'è, suppongo, un muro di alberi e vegetazione, dovremmo fare il giro. Quindi continuo, direi. Sì, vediamo cosa c'è in questa zona. No, è andato nel buio. You're dead. Ah, giusto, devo liberare anche sopra. Cosa dobbiamo aspettarci a Nord? Per chi c'è, per chi di voi, insomma, lo conosce sicuramente meglio di me. Vabbè, c'è Redania. E gli elfi non sono, ma comunque, granché rispettati lì, quindi la tua vita non sarà così diversa, Temeria. Il loro re è veramente una personcina a modo, vedi che lo dice con una punta di forte sarcasmo. Dicono che sia un ottimo stratega. E quanto folle. Beh sì, per ora tiene a bada il suo reame, ma vedremo con i Nilfgaardiani. È vero, non conoscono la zona, ma non ho mai visto un'organizzazione logistica così ben preparata. I regni del nord sono stati colti alla sprovvista stavolta. Qui si è spostato Magari qualcosa. avremo più fortuna ad entrarci allora. Sì, speriamo che appunto non troviamo altri profughi sulla nostra stessa strada. Avremo più possibilità di passare inosservati il confine.
e vado avanti. Tanto faccio una bellissima siepe lunghissima che ci sta rompendo le palle. Del tipo, ma io voglio andare a dormire, non potete! Io dopo un po' faccio, forse avevi ragione Witcher, conveniva a prendere... <Di là>. Mai ad ascoltare noi Witcher. Allora, te vedi fino a qui, però adesso è notte. Ora è notte inoltrata. Quindi adesso fate molta fatica a muovervi. Ok, devo fare luce. Cioè, lui no, perché volendo lui usa i sensi e fa come gli pare, però. Allora, voi invece incominci a essere notte, troviamo un posto per accamparci e soprattutto sia difendibile in caso di attacchi. E credi ne esista uno qui? Beh, diciamo che ci sei nel meno peggio. Cerchiamo di trarre il meglio dalla situazione. E appunto... Qualcuno di voi ha una torcia? Io, Luca, non avevo una lira proprio, quindi io non ho potuto comprare né niente. L'equipaggiamento è solo le armi, non so se c'era delle altre cose base. Allora, fondamentalmente avete preso i vostri set, il vostro equipaggiamento base, siete usciti. Diciamo che torce nello zaino magari l'avete. Non a Iosa, ma un paio sì. Ok. C'ho la lanterna, quella schermabile. Ecco, lei è OP, quindi a posto. Da... Io vedo il bugno. Oh oh oh. Lui c'ha scura visione, insomma. Vabbè, lui può, perché lui usa una pozione per farlo. Hai capito. Prendo la lanterna e cerco di fare giusto quella fessura di luce che ci permette di vedere dove cavolo stiamo mettendo i piedi, più che altro. Ma dove diavolo siamo? Bella domanda. Ok. Mezzo allo schifo. Vi spostate? Allora, sì. Allora, muovo ovviamente in avanti. E vabbè, quanto veloce, un secondo che devo liberare le aree io. Non cincischi. Oh, un altro rudere. Ne vedi una. Ok. Allora, come è fatto questo rudere? Pressoché come quell'altro. Forse questo noti che è tenuto leggermente meglio, nel senso le pareti sono quasi di tutto distrutte, se rimangono solo qualche muro e le colonne portanti. Però noti, e questo è strano, il tetto non è di legno buono, però è stato rimesso a posto. Potrebbe essere un buon segno, perché potrebbe essere un covo di contrabbandieri, che comunque mi fanno molta meno paura dei Drowner, quindi direi di andare a dare un'occhiata. Molto meno un tetto solido. Esatto. Che non ci fa. È un tetto. Sì. Entriamo nel tipo del... Per lo meno i contrabbandieri non respirano sott'acqua. Ulala, cosa troviamo? Vedete, mentre vi avvicinate e andate dove c'è questo casolare, vedete una palafitta. Un po'... non troppo distante, però. Ok. Vediamo tipo luci che provengono da questa palafitta. Sì, ci sono almeno 4 torce accese. E io farei un tiro di awareness per capire se c'è qualcuno, perché la cosa non è proprio... Infatti è un po' puzza. Quindi cercherei di capire se oltre a vedere le luci sentiamo anche dei rumori, magari. Prego. Provenire dalla palafitta. Ma avete schivato sì. tutti i combattimenti, almeno qui, insomma. Protezza, sì. Allora, ti metti lì
a osservare, ad ascoltare. Certo. E ad un certo tratto noti qualcosa di familiare. Noti un vessillo svolazzare. Ed è il vessillo di Nifgard. Io abbassa voce a tutti. È un accampamento nifgardiano. E la torcia si chiude leggermente. No. Allora, quindi ora se... Quindi non ho capito. C'è qua c'è la casa, no? Che è sì. messa in buone condizioni. Ok. E qua c'è la palafitte. Esatto. Ok, io direi controllare prima la casa, poi andiamo alle palafitte. Certo. La palafitte è un vestito nifgardiano e ci sono torce accese. Andiamo via da qui. Beh di... sì, ma d'altra parte io rilancerei con un'altra idea. Voglio dormire. Alla fine... No, alla fine è molto meno probabile che attacchino un avamposto con dei soldati piuttosto che una di tante queste casupole sparse per la palude. E sai contrattare con i Nilfgaardiani per ottenere protezione o conti di farli muovere a compassione? No, dovremo trovare un accordo, ma beh, diciamo che la scelta è fra girovagare per tutta la palude di notte con il rischio di essere attaccati o rischiarcela dormendo qui aspettando i Drowner, aspettando, scusate, i Nilfgaardiani. Magari ci possiamo nascondere. Dobbiamo continuare a cercare. Per me di solito queste non aiutano a fare degli accordi indicando le orecchie. Ma Nilfgaard non è un problema avere le orecchie. Vabbè, off game, lei viene non da come te che sei nato da Nifgard, lei viene dalle terre esterne. Quindi immagino non lo sappia, quindi le dico. Guarda il Witcher, non pensi che possiamo inventarci qualcosa e trovare una scusa per entrare subito da loro e parlarci? Diciamo che me la cavo abbastanza bene nel dire le bugie e so essere molto credibile. Fatemi tutti un tiro di accortezza. Sì. Ok. E per, favore, e per una volta fatemi basso, per favore. 20. Vabbè, che palle. 22. Va bene. 18. Va bene. Dai, Percy. Fammi sotto il 15, almeno te. Io c'ho il più 2 adesso. Vabbè, ci spero io. E non parte. Più 5 più 8 intelligenza. Aspettate, apro e richiudo la scheda perché non mi fa il tiro. Il Witcher è un attimo tipo glitchato. Si è buggato il Witcher. È diventato un allora, attimo. Allora tiro rutile. 3D. Fammi tirare 3D10, vai. E non mi tira. Allora, provo un attimo a riconnettere Roll20. Se poi te li tiro io, cioè. Vabbè, diciamo comunque Roll20 ha meno bug di Cyberpunk 2077. E fu così allora... che la bug è tutto. E vabbè, quanti, quanti adesso? Ok, infatti, conto il primo, allora... 15. Vabbè, che culo. 27. Guarda gli ultimi due. Mentre siete lì che state parlando lì... Ah no, fa 15, ok. Che siete lì... intorno a questa casina rimessa un po' a posto, vedete truppe nifgardiane che stanno rientrando da qui. Ora il ping lo vedete però. Spero. No. Come no? Vedo un token, non vedo il ping. Vabbè, ci rinuncio. Venivano da qui. Ora li sposto, eh. Non li avete visti, erano qui. E sono... tornati nel loro accampamento. Sono... Okay. Vi voglio bene, usiamo un D6, no? 4. Non sono in armatura pesante, vedete che sono... 4 balestrieri. Ci mancherebbe. Okay. In armatura pesante! Ciao, addio.
Ok, rimetto a posto la spada d'argento, tiro fuori quella d'acciaio meteoritico. E guardo il Witcher parlando a bassa voce senza farmi notare. Quindi non pensi che possiamo inventarci qualcosa, andare a parlare con questi Nilfgaardiani? Vai avanti te. Cioè, non mi sembra la persona più diplomatica del mondo. Vuoi provare tu, Sivandra? Sì, ma ho bisogno che mi aiutate a inventarmi una scusa buona. Vengo io. Potremmo inventarci del fatto che appunto guardo, innanzitutto qualcuno di voi parla il Nilfgaardiano, perché io non lo so. I linguaggi non... Se il mio accento non mi ha già tradito. Sì, potremmo dire che appunto meglio evitare di dire che siamo da Vizvima. Potremmo dire che appunto siamo stati incaricati da dai pescatori locali per trovare alcuni drowner, e eventualmente potete dire siete miei assistenti, anche se è poco probabile che credo un Witcher giri con dei sottoposti. Oppure potremmo dire che noi abbiamo notato questa cosa e abbiamo cercato un Witcher che ci aiutasse, ti stiamo portando nell'area dove i Drawer sono stati visti. Certo. Ok, allora guardo Salivor e dico andiamo. Ok. Ci incamminiamo con... io tipo mani, non dico in alto, ma comunque la staffa la tengo dietro sulla schiena, quindi mi faccio vedere che sono disarmato. E io tolgo anche il cappuccio. Sabin, ci puoi prestare la lanterna per arrivare fino a lì? Va bene. Ok. Io la passo. Lanterna. Io cambio totalmente atteggiamento rispetto a quello che aveva visto anche lui prima, e sono molto più impostata, precisa. Mi mostro in volto. Sembro abbastanza un'altra persona nel comportamento. Oh no, è bipolare. Oh no. No, le lezioni di etichetta fatte fare in famiglia sono servite a qualcosa, forse. Forse. Ok. Ok, cosa fate? Ci avviciniamo? Ah no. Sai comportarti in queste situazioni? Sì, credo di essere la persona adatta. Ok, altrimenti... Ok, io seguo anche con loro. Io in realtà li seguo, però poi mi vado a infrattare da qualche parte. Il tipo, sì, ma anche no, eh? Se le cose vanno male, io sono infrattata. Ciao, gente. Con l'arco, ovviamente, pronto. Dove sta a nascondersi? Praticamente in fronte c'è scritto Scoia'tael. Praticamente, cioè, bellissimo. 20. Sparisce. Ciao. Oh. Nuvoletta di fumo, sparisce. Quando siamo più o meno un po' più vicini alla fitta, in Nilfgaardiano dico... signori, siamo disarmati, o comunque non con intenzioni pacifiche. Vedi che uno dalla palafitta tira giù la testa, cioè si affaccia, non mostrando aggressività, perché sente parlare il Nilfgaardiano. Lui si tira, guarda giù e ti parla il Nilfgaardiano. Chi sei? Voi non lo capite. A quel punto intervengo io. Gentile signore, siamo qua per informarvi del nostro passaggio e delle cose che stiamo svolgendo nella palude. Possiamo parlarvi un attimo con lei o con qualcuno dei suoi? Io vi faccio, sono Xalak e Von Glumville. Sono... Come può sentire... Aspetta, come gli stai parlando te? Un Nilfgaardiano? Io? No, lei in comune. Io parlo in comune, non conosco gli Nilfgaardiani. Parli il nord, praticamente. Sì. Quindi del tipo, te ti guarda e poi si rimette a guardare l'elfo? Te gli stai parlando in Nilfgaardiano? Sì, io gli sto parlando in Nilfgaardiano. Ok, allora, deduci che lui non ha capito un cazzo di quello che hai detto te. Io vi faccio
questi abitanti del nord che sono con me mi stanno aiutando. Sono ex temeriani, ma sono passati dalla parte di Nilfgaard quando è stata presa la Vizima. Quindi sono affidabili, garantisco io per loro. Ti guarda? Guarda lei? Vede il Witcher? Beh, abbiamo vinto la battaglia grazie a un Witcher, quindi prego salite e vi butta giù la scala per salire. Io salgo. Fatemi pensare, scuola del gatto, quelli taglierebbero ancora le loro madri per pochi spiccioli. Ormai fanno più soldi facendo gli assassini piuttosto che seguendo la via della Gilda. Io gli faccio Witcher, capisci il nilfgaardiano? Beh, ho sentito Witcher, quindi no, parlo solo qualche parola spicciola, spero di non aver frainteso. Qualcuno di qualche Witcher li ha aiutati nell'ultima battaglia, da quello che so. Beh, probabilmente la scuola del gatto. Ormai, ripeto, fanno più soldi facendo i sicari piuttosto che andare nelle paludi o fra le montagne a uccidere mostri, come prescrive la mia gilda, la mia ex gilda. È molto più remunerativo e soprattutto i popolani non cercano poi fregarti infilandoti un forcone fra le costole per non pagarti. Ma ora non fare cattiva pubblicità ai tuoi rivali di altra scuola. Ah, io ormai non sono più un Witcher. Cercate di tenere un profilo basso e fate parlare me. Non sembra che capiscano il nord, quindi. Lui forse non lo capisce, intanto esco a sto punto. Tipo alle spalle. Buongiorno. Ehi. Ok, presumo che saiate le scale. Scusate, vado un attimo alla. Alla toilette. Ok. Intanto salite e vedete che. Io ho sminchiato il layout, sono stato bravissimo. Allora, due di questi vi stanno puntando le armi, le balestre. Uno di questi due è quello con cui ci hai parlato. Un altro è dietro che vi sta guardando, e il quarto presumi che è dentro la capanna. Io a quelli che puntano le armi, appena salgo la scala, li guardo, gli faccio una sorta di lievemente piego la testa come se facessi un cenno di saluto e gli sorrido proprio, gli faccio un sorriso apparentemente sincero ai due tizi armati e poi rivolgo lo sguardo verso la guardia con cui abbiamo parlato. Come reagiscono quando gli sorrido? Abbastanza schifati. Io gli faccio su via, non è il caso di puntare le armi al tizio con cui ho parlato. Gli dico: è possibile parlare con il vostro capo in privato? Allora, voi che non capite la lingua lo percepite come un tedesco un po' glutturale. Cioè, per voi sembra che stiano bestemmiando e sputando per come parlano. Per te è la tua lingua, quindi niente di Sì. strano. Dobbiamo prima controllarvi. Ci sono dei fuggitivi che vengono da Vesima. Ho Ci sono arrivate delle una cosa missive. molto importante che potrebbe farvi cambiare idea e pensare e vedere con un occhio diverso me e i miei compagni. Ripeto, è possibile avere un attimo un colloquio privato prima della perquisizione? E ti risponde no. O fai le nostre regole o vi puntiamo, cioè vi tirano una balestra in faccia. Amichevoli sì, fino a un certo punto. Essendo i maghi di Nilfgaard addestrati a livello statale, fondamentalmente, in un'unica scuola, è possibile che io abbia tra i miei abiti un qualcosa che abbia il sole giallo su sfondo nero, immagino. Cioè, anche nascosto, magari l'ho nascosto per stare a temeria, però ce l'ho addosso. Poi, se al massimo ti sei tenuto, se ti sei portato dietro il coso,
viene di dottorato. Ti viene il foglio che attesta che sei un mago di Nilfgaard. Io gli faccio, prendo una cosa dalla tasca, non è niente di pericoloso, tenendo la mano alzata. Ma sono loro che ti puntano entrambi adesso. E tiro fuori il documento. Si avvicina a lui, te lo prende, lo apre. Ti guarda. Chi mi dice che non l'hai rubato a un cadavere? Vuoi che lanci un incantesimo su un albero qui davanti come prova? Potresti essere un mago di un, che ha imparato la nostra lingua di queste zone. Non possiamo fidarci così. E quindi hai fatto quell'affare, tiro fuori anche la missiva segreta. A questo punto tanto vale tirarla fuori e la faccio qui. Prende anche questa, la apre, richiude senza dire niente, prende e entra nella stanza dove presume ci sia il capo dei balestrieri. Cazzo, lavoro con voi, che palle. Vabbè, devono pur sempre... Cioè, stanno facendo il loro lavoro. Sì, è pure io, però... Noi, che nel frattempo non abbiamo capito nulla, mi rivolgo verso... ho già dimenticato il nome. Sunnyball. Faccio, quindi, qual è il problema che succede? Credo che abbiano capito, gli ho fatto vedere che vengo dalle loro stesse parti. Documento di identità, vi dico questa cosa, mi intendo un po'. Allora avevi qualcosa da nascondere tu? Beh, non l'ha mai nascosto che era di Nilfgaard lui. Beh, ma diciamo più di un semplice mago. Che tu sappia ci sono maghi a Nilfgaard liberi di apprendere come piegare il caos da soli? No. Per quanto ne sappiano, ma non sono mai stato a Nilfgaard. Veniamo portati in delle accademie e ci insegnano l'obbedienza allo Stato e la magia. Ottimo. Mentre parliamo, vorrei guardare quelli che sono fuori per vedere se capiscono. Vi stanno guardando, cioè vi puntano le armi, ma... stanno attenti che non facciate mosse false, ma... cioè, è come se... incontri un arabo. Cioè, non capiscono un cazzo. Mio madonna, non vedranno delle donne chissà da quanto questo, un sorrisetto, fatecelo. Gli stai parlando in nord, praticamente. Sei una donna del nord e i Nilfgaardiani schifano le persone del nord. Ok, però... sempre due femmine sono, eh. No, Martina... colpita nell'orgoglio. Io sto facendo soltanto quello che devono essere loro. Non mi uccidete a me. Oh. No, non ti uccideremo. Possiamo uccidere solo i tuoi NPC. Forse. Riesce il tizio con le missili, con i fogli di carta. No. Esce senza fogli di carta. Ti ridà soltanto quello dell'attestato della magia, e vedi che c'è un timbro in più. Questo servirà a lascia passare se incontrerete altre truppe. Pensavo fossero i bollini per i piatti. Bravo, ora è il 7 maggio. Hai trovato la prima fattizzata, trovane altre 10. Altri 10 e ti diamo il 7 di piatti. Bene, grazie. L'altra missiva comunque mi farebbe comodo portarmela dietro, se non vi dispiace vorrei recuperarla. Se il vostro capo ha bisogno di studiarla ancora un po', gliela posso lasciare per tutta la notte, però poi è un documento ufficiale, ci terrei a averlo con me. Vai a parlarci. Io guardo cosa... Ma noi ci fate... Sì. Accamparci. Ti appoggio la mano sulla spalla e magari adesso potreste anche abbassare le balestre. E ti guarda e guardano il Witcher continuando a puntare le balestre. Il Witcher è con me. Mostro i palmi, vuoi dire? Lo pago per protezione. Mi sta ascoltando. Abbassano le balestre. Lingua ufficiale del mondo.
le cazzate. Sì. Allora, sempre e comunque. Voi vedete il personaggio di Nick che prende e entra nella cosa. Prima di entrare non è che prendo e parto. Ragazzi, la situazione dovrebbe essere tranquilla. Adesso gli chiedo se possiamo starvi per la notte. Se qualcuno di voi vuole venire con me. No, io voglio troppo, mi stanno simpatici in realtà quelle due guardie, quindi io rimango lì, cammino, tipo abbraccio concerti. Del tipo cacatemi. Delle facce anche buffe, faccio, guardo il Witcher, guardo sempre la sua espressione seria, o perlomeno me lo immagino tutti lì. Io faccio questi sorrisetti anche un po' inappropriati e niente, rimango lì, però non dico nulla. Li vedi parlare tra di loro. Chissà che offese mi stanno tirando, però. Qualcuno allora va con Nick? Allora, tanto non parlo di Nilfgaardiano, non potrei essere particolarmente utile. Idem, praticamente. Okay. Anche perché preferisco stare qui, dove è più facile andarsene. Vedi? Ah, io sono il master, già sapevo tutto. Entri da solo. Ok, entri. E ti trovi questa casina che per essere stato 4 giorni o 5, ormai non sai più da quanti giorni sei che qui dentro. È il grande lusso, è il grande hotel proprio. Poi entri, cazzo, c'è anche il camino. Boia. E ti vedi questo Nif... Buonasera. Questo Nilfgaardiano che ha veramente immaginato il classico, proprio a panciolle messo coi piedi sopra al tavolo. Che c'ha gli stemmi dentro di Nilfgaard e capisci che è un sottotenente, cioè è leggermente sopra gli altri. Ok, mi faccio. Posso avere la mia lettera ufficiale di ingaggio? Mi stai parlando di Nilfgaardiano, vero? Chiaro. Anche se presumo che lui lo conosca del comune, però è dubbio di parlare di Nilfgaardiano. Ti fa... Perché stai andando in giro con gente non della nostra... Ok, essere in incognito, ma... Un Witcher? Da protezione devo attraversare questo posto di merda e rischiare di essere attaccato dai Drowner. Beh, tutti i torti non ne hai, però sei un mago. Vabbè, non me ne intendo di queste cose, io so sparare solo con le frecce. La missiva sarebbe meglio non ridartela, è meglio bruciarla, perché potrebbero chiedere, fare domande, mentre il sigillo che ti ho fatto imporre ti può continuare a far fare la tua missione senza problemi. Io non la brucierei, quando potete inviatela a una delle stazioni di posta. Sì. È bene che ci sia un documento che attesti che sono a nord per un buon motivo. Potrò farlo. Abbiamo dei contatti in Redania. E secondariamente mi auguro che me e i miei compagni potremo sostare in questa piccola vostra accampamento, questo vostro accampamento per la notte. Ti fa certo, e lì nel magazzino. E praticamente ti indica quello lì dove c'è ora l'icona del Witcher. Meglio di niente. Se ci date magari della legna asciutta. Lì dove è il coso? Lì hanno fatto in modo per poterci mettere casse e tutto, quindi è asciutto. C'è addirittura la paglia. Ok, però della legna asciutta magari serve per accendere un fuoco. Se ci date della legna asciutta e un paio di razioni di cibo. Legna e cibo le troverai di là. C'ho un lapsus, non mi riesco a dire la parola, vabbè. Nel magazzino. Okay. Ok, cercheremo là allora. Grazie. Grazie. Lei è sottotenente? Sottotenente... fatta la pesca appunto, che ne so, no. Nel senso, appuntato, non so, è un nome
che ne so, calabrese o siciliano, non lo so. Perché? Vabbè, comunque, stringendo, mi segnerò il suo nome. Magari avrà una promozione. Magari, non ne posso più di stare qui. Esco fuori, e, rivolgendomi al gruppo, possiamo passare la notte al magazzino, laggiù. È asciutto e ci dovrebbe essere legna e cibo. Beh, meglio in di comune, quanto potevamo aspettarci. Sentite da dentro, cioè in comune, nella vostra lingua, da dentro, però quell'accento che a confronto Xaclivor madrelingua, dovete non mangiare troppa roba. Yeah, vabbè, comunque vabbè, cerca di parlare la vostra lingua, poretto, non è così studiato. Siamo tutti snelli atletici qua, non mangeremo troppo. Sì, importante è passare non in mezzo alla palude la notte. Bene, e guarda appunto l'elfo. Credo che abbiamo trovato un accordo con questi infkertiani. Visto, era semplice. Bene. Quindi dormiremo qua e ripartiremo domattina? Sì. Direi che sì. Mi avvicino a Sivandra e faccio... Le tue abilità sono utili. Peccato che la lingua ti abbia bloccato. A quel punto, nuovo switch bipolare. Di switch bipolare. Io mi rimetto il cappuccio e... Sì, va bene, andiamo al magazzino. Esci. E non ti ha mandato a fanculo giusto per, Ma vi faccio dormire al caldo, anche, avete anche da mangiare, ma che cazzo volete? Che vuoi da una che come filosofia di vita tutti devono morire? Chissà, è una porzioncina al senso dell'umorismo. Allora, fatemi... Cioè una che sa come conosce il profumo della vita. Fatemi tutto un tiro di accortezza. Questa volta dovete fare parecchio però, perché stai dormendo. Diciamo che tra lei e lui c'erano 22 di nuovo. Allora, il Witcher dorme beato. L'unica che se ne accorge è la vostra amica elfa. Te sei lì nel dormiveglia, no? Cioè, dormi, però non ti senti a tuo agio. Cioè, a parte che non li conosci. Non ami di certo i Nifgardiani. Sei in una palude, non è che riesci a dormire molto bene, quando a un certo punto vedi illuminarsi il cielo, non sopra di voi, vi libero l'area per farvi capire dove lo vedi. Buono. Qui? Ok. Un bagliore verdacqua. Dopo qualche secondo vedi che riappare questo coso e poi buio. Non mi piace. E dormi, zitto. Come di gamers. Ma io tipo vedo sta cosa, immagino che non ho la più pallida idea di cosa possa essere. Assolutamente no! Non era un fulmine, questo è poco ma sicuro, perché verdacqua... Allora, qui le cose sono due, o mi faccio i cazzi miei, o sveglio il Witcher e cerchiamo di capire come farci i cazzi nostri. Quindi tipo, gli do due calci al fianco, letteralmente. Ma poveretto, già che... e fa la ma non... Lo tocco con il piede, non è che gli do calci pesanti. Pure, schifo, svegliati. Povero Witcher pensionato, non c'è neanche rispetto per gli anziani. Vedi, il Witcher che ha messo in posto di riposo, ti senti toccare al fianco da un piede. Cosa succede? Abbiamo visite? Non lo so. Cosa ne sai di possibili minacce luminose dal colore verde acqua? Beh, fantasmi o anche... spiriti, probabilmente. Dovrei fare un tiro, Luke. Sì, però stavo cercando una cosa, perché stavo cercando qualcosa di storia. Deduzione? C'è la probabilità bestiare. No, non è una bestia.
Non c'è storia a questo affare, no, eh? Fai deduzione. Ok. Che tra l'altro era 4-4. Non capisco che era 4-5, bestiario era 1-1. Ah, non t'ho toccato la scheda, quindi non... Ok. Diciannove. Ce la fai. Allora, te ti metti lì a pensare ai vari mostri che potrebbero lanciare questi flash, queste cose. Però poi ci ripensi. Ma questi qui non... Cioè, la luce non fa il bagliore nel cielo. La fa lì, sul posto. Ti ricordi che quando eri in addestramento hai conosciuto Geralt, hai conosciuto tutti quelli della cosa del lupo, mentre Vesemir ci dà le legnate sulle ginocchia, esatto, per tenerle dritte. Tu hai incontrato una bambina. Ok. Ogni tanto ascoltavi di nascosto anche Geralt quando parlava con lei, questa cosa qui, e sai del sangue ancestrale. Voci, eh? Poi perché non ti è mai interessato. Però sai che lei può attraversare i portali. E quello è un portale fatto da lei. Vedi appunto che sono piuttosto corrucciato. Quindi veniva dal cielo? Più o meno da quella zona. Definitivamente lì. Indica un punto che è più o meno a caso, praticamente. Allora, io credo che non fosse un mostro. Ho sentito di una leggenda una volta quando ero a Kermoen, la nostra roccaforte. Parlavano di una bambina con dei poteri estremamente speciali, un cosiddetto sangue di elfo. Ma sono stupidaggine. Magical 3. Svegliate tutti? Vi svegliate, sì, perché stanno stanno parlando a voce normale, quindi vi svegliate tutti. Io... di che stai parlando, Witcher? C'è probabilmente qualcuno che usa una magia molto antica qui. Se mi chiedi i dettagli non ne ho la più pallida idea, ho solo sentito questa leggenda, ma di luci che appaiono e scompaiono nei cieli, ne ho sentito una volta di una bambina che ne era capace. E veniva anche chiamata sangue di elfo. Io faccio risparire il punto, Sangue ancestrale? Parli di quello? Sì. Ti faccio un tiro a magical training. Immagini saperne qualcosa comunque nel studio magico. Magari ne sai molto più di me. Sì, puoi fare un tiro. Hai anche un vantaggio per essendo di Nilfgaard. E ce la fai. Tu sai che... Sai che l'imperatore ha una figlia e vuole anche recuperarla. Esatto. Allora, sai che questo potere lo aveva la madre e la figlia l'ha ereditato. La madre è morta, non sai per il motivo. E questa magia è andata persa nei secoli e soltanto chi è portatore di questo sangue può usarla. Ci sono altri portali che sapete usare voi maghi, ma non hanno la solita il solito effetto. Ok. Sì, beh, la regina dello spazio e del tempo, no? Bisogna sapere più o meno queste cose. Sì, sì, sì. Ok, io faccio... Witcher, mi stai dicendo che... Adesso mi sveglio tutto un botto. Che il sangue ancestrale è qui? Avete visto? È probabile... Ho sentito di uno dei miei... No, io ho sentito mesi fa che uno della mia gilda prese come figlia adottiva una povera fanciulla. Secondo alcuni ha il sangue ancestrale, ma non me ne sono mai interessato. Sapete quanto ci pagherebbero gli guardiani se riportassimo la figlia all'imperatore? Perché dovremmo farci? Quanto oro voi potete mai immaginare? Avremmo una casa sicura a Nilfgaard, ognuno di noi potrebbe fare una vita agiata
per il resto del... Io che non me ne intendo dico... E tu credi davvero che poi ci permetterebbero davvero una vita agiata? Allora, tu, guardiamoci. Witcher, sai... non ti ricordi come si chiama, però sai che è stata addestrata a Kaer Morhen. Quindi non è facile da... Non, sa, non, non fa i segni perché non è un Witcher, però ha la vostra abilità e la vostra destrezza. Ok. Io che non so nulla, mi giro e guardo. Sì, ma chi ve lo dice che questa ragazza voglia tornare dal padre? Nel senso... Beh, possiamo provare a parlarci, a convincerla. Chissà per quale motivo è arrivata qui. Soldi. Se è così potente, può... cosa può fare? Avevi detto Witcher... teletrasportarsi? Beh, da quanto mi hanno detto, ma ripeto, secondo me sono tutte fandonie. Se è in grado di fare queste cose potrebbe andare dal padre quando vuole. Per quanto mi riguarda, esatto, non dovremmo interferire con lei. Xaclivor, sai che i teletrasporti non sono da punto A a punto B, ma lei può fare anche da piano a piano. Da mondo a mondo, da... cioè, va addirittura, potreste iniziare un discorso filosofico a questo punto quasi. Faccio, voi non vi rendete conto di quanto è potente il sangue ancestrale, almeno da quello che ho letto. Vale la pena comunque andare a controllare, per quanto mi riguarda. Se la ragazza deciderà di non andare, di non seguirci, non è, nessuno di noi credo che abbia il potere di fermarla, quindi no. Io direi di muoverci e raggiungere Redania. E comunque qualsiasi quantità d'oro non... e una gabbia dorata a Nilfgaard non può comprare la mia libertà. Saresti libero? Scusate, mi stanno chiamando. Beh, libero. Letteralmente sarei uno dei tanti cagnolini dell'imperatore. O probabilmente ci darebbe... Anzi, tu parti dal presupposto che ci diano una ricompensa. Probabilmente a te ti daranno una ricompensa. A noi altri te ci pianterebbero probabilmente una balestrata dietro la nuca. Garantirei per voi. E in ogni caso... è una moneta di scambio importante. Sì, ma... le condizioni. Vale sì, molto più di qualsiasi regno, quantità d'oro... potete immaginare. Vedi, non ho particolare interesse. E poi, come ha detto Sivandra, può teletrasportarsi. Se vuole tornare dal padre lo può fare quando vuole. Qualsiasi potere magico necessita comunque di essere in grado di lanciare un incantesimo e di volerlo fare. Sinceramente io vorrei solo raggiungere Redania e poi dividerci, non ho molto interesse. Poter vivere a Redania con la situazione attuale non è affar mio. Prima faranno fuori elfi e nani, poi i maghi, e poi verranno anche per voi. Ma io cercherò di fare una vita tranquilla e comunque sarò arrugginito, ma so tagliare ancora la testa e il braccio a qualcuno. Se lo dici tu. Io preferisco farmi i cavoli miei, sinceramente. E sopravvivere fin quando non arriviamo al dannato confine. Beh sì, direi che è la cosa migliore. Se tu vuoi farti una passeggiata notturna e scoprire cosa c'è là, fai pure, io non ti seguirò. Ah, io non voglio scoprirlo, ma prego però, appunto, Xaclivor. Da Xaclivor, non sono stupido, non mi conviene andarci. Già non aveva senso perché avreste tutti ricevuto la vostra quota e la vostra fetta, ma evidentemente non siete abbastanza svegli da accettare soldi quando vi vengono gentilmente offerti. No, ma sono abbastanza sveglia da capire che i soldi li prendi solo se sei vivo. Ripeto, beh, ragazzi, deve essere pericolosa per noi necessariamente. Non dobbiamo minacciarla. Sì, e soprattutto, minacciarla. Credi forse vorrebbe ritornare da dove è venuta, e soprattutto se può teletrasportarsi non ha granché senso inseguirla, non credi? O sei così... Magari ha bisogno di aiuto. O magari sta fuggendo da qualcuno, sì, ma non è affar nostro, ripeto. Cosa possiamo cambiare nel disegno, nel grande disegno delle cose? Nulla.
Scusate, facciamoci cavoli. Io ammazzo mia madre, porca puttana. Bisogna saper cogliere le opportunità, Witcher. È il motivo per cui il vostro ordine è in decadenza e probabilmente scomparirà nel giro di qualche decennio. Ed è buona cosa, ti dirò. Come vuoi. Quindi, cosa fate? Si dorme. Si dorme e vaffanculo. Metto in meditazione. Sivandra, te che ne pensi? Sei io rimasto? Quando ho continuato, dopo che ho detto la mia, mi sono rimasto a dormire, quindi non ho manco sentito l'ultima parte. A me non me ne frega un cazzo. No, io sono dell'idea che è troppo potente, che non credo che noi siamo d'aiuto e né che ha bisogno di noi per fare qualcosa, e né voglio smerciare la vita della tizia per riportarla all'imperatore. Cioè, proprio no. Io ho un milioncino di corone. Sto bene, eh. Sei rimasto l'unico sveglio, che fai? Dormo, che devo fare? oh, io lo devo chiedere, poi potresti anche andare da solo, eh? Ok, allora, fate le ninne belle, vi svegliate, presumete, alle prime luci dell'alba? Sì, perché sì. Sta continuando a piovere e la luce è... Boh... Per voi siete riposati. La luce. Allora, io direi di metterci in cammino, perché comunque poi è chiaro, più aspettiamo, più poi Redania aumenterà i controlli sul confine, sapendo che arriveranno altri profughi. Quindi è un rischio che bisogna prenderci. Sì, andiamo. Perfetto. Possiamo chiedere informazioni per il in che direzione è il confine? Immagino che dalla cima della palafitta capiremo anche da soli dove sia il nord, però... No, la palafitta non supera gli alberi. Ok. È giusto per non far... Lì dove hanno fatto voi hanno fatto un lavoro per poter fare tutte le cose per benino, però lì è abbastanza alta per non avere problemi con i mostri, che se si arrampicano li balestrano. Però non è una costruzione... Ad alta voce, Nilfgaardiano, avvicinandomi alla palafitta. In che direzione per Novigrad? Non hai risposta. Morti. Sentiamo dei suoni dalla palafitta? No. Tiro fuori la spada d'argento. I nostri padroni di casa sembrano avere il sonno pesante. Ripeto, voi non sapete se è mattina presto o è già verso la mezzogiorno. Witcher? Allora, io mi guardo intorno. Però è mattina e è difficile alcune creature della notte attacchino in questo momento. Qualcosa deve essere successo, magari sono andati verso il Bagliore Verde, a differenza nostra. Probabile. Beh, controllare non... prima Witcher, poi... Appunto, non c'è... Gli elfi maschi. Allora, non c'è alcuna persona, cioè spariti tutti, senza fare rumore. Se te vai nella palafitta, vedi che c'è la corda tirata giù, cioè la scala, sali e dentro non c'è nessuno. Sì, si sono mossi senza fare alcun rumore nella notte. Però ci hanno lasciato dormire. È piuttosto strano. Esatto. I loro oggetti sono ancora là? Tipo le armi o simili? No. Che non abbiano visto anche loro quel bagliore. Sarebbero svegliati. Immaginatevi che sappiano di cosa si trattano. Ebbero svegliato il mago? Se hanno fatto lo stesso ragionamento suo, non credo. Può essere una buona spiegazione. Volevano la fetta della ricompensa tutti per loro. Non mi hanno sentito, ho parlato in comune e soprattutto i soldati comuni non sanno del sangue ancestrale, né tantomeno che l'imperatore lo sta ricercando. Magari l'ufficiale sì. Fatto sta che non è affar nostro, procediamo verso Redania. Nei dintorni comunque non ci sono tipo segni di lotta. No, vedete soltanto tante impronte
che comunque la pioggia pian pianino le fa quasi fondere tra sé, per via della melma che quasi si ricompatta. Vedete tante impronte perché loro abitano tra virgolette qui, e quindi si muovono. Però non ci sono impronte di animali o altro qui. O almeno quello che crediamo sia il nord. Beh, potremmo vedere se magari loro hanno una bussola. In qualche modo loro si dovranno orientare qua dentro. Infatti. O una mappa, qualcosa. C'è una mappa qualcosa del posto? No. Cioè deducete che gli serva e se la portano dietro. Magari c'era una copia, tipo, pensavo, beh, speravo. Sì, altre copie, bussole. Fate un tiro d'accortezza e vedete se trovate quello che cercate. Se ci parliamo da sopra e da sotto la palafitta, cerco nel magazzino. Sì. Vabbè. 21. Sei lì che stai nazzicando tra le carte, foglio, tutto quanto, e trovi la bussola. Ok. Beh, abbiamo il nostro oggetto simpatico adesso. Ok, possiamo quindi orientarci. A occhio, dove sta l'altra riva del Pontar? Allora, voi, grazie alla cosa, deducete che è... come faccio a dirvelo? A destra. Ok. Il nord è destra. Ora, dove sia tra tutta la destra... Però diciamo che l'altra sponda è verso destra, quindi il nord è qua. Sì, più o meno dobbiamo andare in quella direzione. Va bene, procediamo. Sì. Cercherei di aggirare il punto in cui abbiamo visto, ho visto la luce, sinceramente. Ok, io direi di girarci intorno, quindi io direi di partire immediatamente, non perdere altro tempo. Sì, andiamo. Prendiamoci un po' di scorte extra a questo punto. Buona idea, ma hanno quindi lasciato anche le scorte. Beh, eravamo nel magazzino, quindi non hanno preso la roba del Runivan. Nel magazzino troviamo altro di utile, Luke, tipo qualche torcia in più. Trovate qualche torcia in più, olio per armature, qualche vessillo nifgardiano. Ma io me lo prendo un vessillo. Prendetemi un paio di quelli. Mio. Loot. Loot mio. Però c'è cibo, cose, sì, però non c'è che sto chissà che. Legna, però non... Cioè, cercate oro. Il cibo ce lo prendiamo. Cioè, intanto non è che ci faccia schifo avere delle derrate alimentari. Vabbè, lo prendete tranquillamente. E prego. E io direi di partire se ci siamo riforniti di cibo. Sì, e allora, torniamo a fare X-Crawl. Quindi io direi di tornare un po' più a nord e poi rivelami cosa succede andando a nord, se mi hai detto che la destra è nord. Aspetta, perché ora ho sbagliato io cosa. Mi sei bloccato da un tuo bello. Fammi rivela poligoni, maledetto. Quindi non era la zona dove ho visto il sì. Baiore, tipo raga, è esattamente quello che ho appena detto di non fare. No, ormai se sei stato di trasportare sarà andata via, su, procediamo nella direzione senza essere troppo caga sotto. Siamo un gruppo ben armato. Spero che voi abbiate ragione. E ok, quindi procediamo. Perfetto. Mentre procedete,
E andate più o meno presso a poco dove c'è stato questo flash. Il tuo medaglione vibra. Luke, siamo in pieno Velen, giusto? In pieno? Velen. Intendo zona di confine tra nord e sud, dove c'è la merda e i paludi. Sì. Ok. Aspetta. Questo lo sposto. No, aspetta, la mappa ancora non ve la sposto. Mentre state camminando, il tuo medaglione inizia a vibrare. Non è un buon segno, tiro fuori la spada d'argento. E sentite dei rumori che Xlaclivor conosce molto bene. È un rumore di un portale. Però non fa un flash verde, quindi presumi che sia un portale un po' più comune. Cioè, tra virgolette. Prendiamo il portale. E cerco di vedere chi stia emergendo dal portale, avvicinandomi un po'. Ok. E adesso cambio. No buono. Fight! No buono. Quel tipo di portale, ecco, non quello che piaceva a me. Esatto. Belli sti cose. Allora, ditemi se potete spostare i token. Sì. C'è la caccia selvaggia. Di magical cose o di bestiario? Allora, perché qui non c'è storia, perché non lo vedo, perché se no te dovessi tirare su storia. Quindi fammi su magical te e il Witcher su quello per i mostri. Bestiario. Luca, vorrei chiederti. Dimmi. In scheda trovo il massimo del mio movimento, questa cosa non c'è. È speed. Bella, 7 metri. Io so. Ok, io 6. Vorrei spostarmi 18. Per nascondermi. Dove vi ho messo? Loro non vi vedono. Se poi vuoi nasconderti, ti metto fai il tiro e ti metto l'iconcina del ninja. No, vorrei chiederti più o meno 6 metri, visto che qui ero il 20 con i fit. Molto semplicemente te lo faccio, te lo trasformo in metri. Ok, non ho capito dov'è il movimento, però. Bella. La statistica Bell sono i metri che ti muovono. Sì, chilometri. Ok, dovrebbe essere in metri adesso. Ok, te lo dico. Sì. Benissimo. 6 metri. Io mi sposto e poi, vabbè, mi dici se sono nascosta, ti faccio il tiro. Sì. Se riesco. Io e il Witcher che abbiamo capito. Quanto avete fatto, scusatemi? 21, io 18. Io ho fatto 18. Allora, te di bestiario non sai che cazzo siano. Cioè, te hai studiato per anni con Vesemirker, quando sbagliavi anche soltanto un veleno sulle mani. Ti piegava le mani. Cioè, capisci che sono dei cani, nemmeno dei canidi, però sono a quattro zampe, grossi quanto un cane, un po' leggermente più grossi, dei canidi, e finisce lì. Cioè, non so che cazzo siano, e anche i cavalli, presumi siano cavalli, ma non sembrano cavalli. Sono, ma non lo sono. Mentre te... io direi di darsela. Te hai fatto 20-14? Quanto hai fatto? 17, ok, sei furtiva. Comunque, io mi muovo da sta parte, mi nascondo. Esattamente nel buio proprio. Sì. No, non voglio ucciderti. Hai ucciso! Ho sbagliato, scusami. Ma io direi proprio levarci dalle balle invece di affrontarli. Te... Immagina cosa sì, sbaglio. Anch'io direi di sì. Allora, te, mia cara... sei furtiva. No, mio caro elfo. Allora, per voi la caccia selvaggia... Non sapete neanche cosa sia. Solo il Witcher sa la leggenda della caccia selvaggia. Fine. E di quello che è successo a Geralt. Te invece sai che loro vengono da un altro piano d'esistenza. Che stanno cercando
Perché hai fatto 2014. Che stanno cercando Siri per il suo sangue. E che... Ok. Sono interessati a lei, però se gli andate a rompere i coglioni, ammazzano a vista. Mi faccio a bassissima voce. È la cazzo di caccia selvaggia. E mi faccio... Non è proprio il caso di ingaggiarli, minimamente. Stanno cercando, con tutta probabilità, il sangue ancestrale. Nascondetevi e giriamoli. Sì, io direi di muoverci. Io comunque, Luke, se ci avviciniamo passando a cercando di aggirarli a, ti dico, quanti metri? Cioè, ti preparo l'azione, tra virgolette. Mm-hmm. Intanto li sto spostando, pian pianino. Vale sempre la stessa regola, Luke, finché non siamo in iniziativa, lo stealth vale. Sì, sì, esatto. Aspetta, che guarda la cosa, la spell, telepatia, 10 metri, ok. Io se andiamo entro i 10 metri da loro, qua ci siamo. Mi lancio telepatia per spiare i loro pensieri, però solo se vedo che si avvicinano troppo. Sì, sì, sì. Ok. Allora, soltanto voi elfi capite? Mm-hmm. Allora, tutti sentite che stanno parlando. Almeno quelli che okay. pensate che siano esseri viventi. Perché a guardarli belli non sono. Sentite che stanno parlando di Siri, di questa Siri, e te capisci che è la principessa. Che si è teletrasportata qui, non sanno il motivo, l'hanno individuata subito, il problema è che si è teletrasportata all'istante, infatti vedete ora qui nella mappa era bella, non avevo trovato altre, c'è un cratere nel mezzo praticamente che ha creato lei, e le ossa sono quelle che presumete essere una bestia che a quanto pare ha distrutto lei. Ah. Io mi faccio i cazzi miei, io sto nelle fratte. Cioè, leviamoci dalle balle. Qua, citando il principe Blair, qui è meglio sgommare. Ecco, però non andiamo dove vanno pure loro. Infatti. Infatti. È che dall'altro lato, cioè, mi nascondo nel buio, basta. Aspettiamo si levino dai maroni per poi... Esatto. Darci la macchia. Io sto nel mio cespuglio, mi faccio i cavoli miei e basta. Sì, infatti piuttosto perdiamo tempo lì, ma lasciamoli passare. Mm-hmm. Ok. Vedete allora. Questo qua su? 1, 2, 3, 4, 5. Lo stavo deformando, ok. No, Luke, controlla una cosa, perché io a 16 di spell casting posso lanciare gli incantesimi in modo silenzioso, senza parlare, solo facendo gesti. Mm-hmm. Quindi a un certo punto, oltre a fare... a cercare di passare lontano, punto uno di loro, faccio dei piccoli gesti, comunque non troppo visibili, non è che sbraccio un forsennato, e uso la telepatia, ma... per leggere i pensieri, e se loro non hanno strumenti magici per capire che sto utilizzando la magia su di loro, dovrei semplicemente leggere quello che pensano. Ho letto la cosa, quindi presumo lo fai a questo, quello più vicino. Sì, sì, beh, 10 metri di raggio, quindi... Praticamente, allora, gli entra in testa, lui non fa nessuna resistenza perché, come hai detto, non ha nessun coso magico, non è un mago soprattutto. E niente, quello che capisci è che lui ha sentito dei rumori, gli altri no. Ok. Quindi lui sta pensando, cioè si è avvicinato perché e vi sta osservando, sta osservando la vostra zona. Però voi siete in vantaggio di ombra e in vantaggio che siete dentro il bosco.
In più c'è lo stealth. Cioè, sì, in più due avete anche lo stealth. Fondamentalmente fa un altro passo e poi torna indietro. Oh maronna mia. Del tipo, cagatevi addosso. Io gli faccio gli gesti a loro e cerco di far capire che lui, gli altri, no, quindi ci rimiamo dal cazzo. Cambiamo fratte, sì. Sono fratte nostre, andate via. E più o meno tipo un percorso, quel disegno, tipo una cosa così, no? Questo è un rettangolo, vuoi disegnare una linea, mano libera, ok? Tipo una cosa così. Ovviamente che passi tra gli alberi, adesso l'ho fatta più corta del... Ok. Allora, mentre voi state facendo pian pianino indietro, vedi questo tizio che scuote la testa, torna indietro, va col il suo compare, uno dei cavalieri avanza, vedete apparire un portale bianco-ghiaccio, e vedete la parte per terra che è ghiaccia, dove sono passati, dove c'è il portale, e c'entrano tutti. Io a quel punto, quando vedo che vanno via, faccio... Beh, sono andati. Non possono diventare invisibili o altre cose molto simili, no, vero? No, trasportati. Ma io per sicurezza chiedo. Il medaglione del Witcher vibrerebbe se fosse... Ha smesso di vibrare. Capisci? Okay. Capite che il medaglione ha vibrato per via delle bestie, non per loro. Possiamo proseguire allora? Io vado a fare un controllino, dato che a questo punto non c'è nessuno dove sono passati loro, per vedere se hanno lasciato qualcosa. Una striscia di ghiaccio. Ok, oggetti, cadaveri, roba, un cazzo. C'è il cadavere che ha distrutto Siri. Ok, di cos'è? Beh, più o meno, non sono un esperto di bestie, però... A occhio, pensi, stranamente è molto più grosso del normale, sia un demone. Ah, cioè, per... faccio... Witcher, se vuoi un trofeo di guerra non guadagnato... Questo. No. Carino. Non mi interessano, muoviamoci, non voglio rincontrarli di nuovo, quindi poche chiacchiere. Ha paura, eh? Sì. Sì, qua è meglio sgommare, ma per davvero, quindi... Caone. Io sono d'accordo con Witcher, infatti lo seguo. Sì, sì. Cioè, è stato bello, andiamo avanti, grazie. Via, via. Ok. Noi siamo sulla mappa dello spostamento, wii! Yeah! Rivela poligoni. Ok. Continuiamo. Pressoché dritti, penso. Sì. Per me la cosa che sì, magari dobbiamo tornare un po' su, ma... La cosa che mi fa ridere è che io ho messo non so quanti mostri, me li stai schivando tutti. È un talento anche quello, se permetti. Ma io sono pronto a mettere le mani, non è che... Il tuo medaglione vibra. E gli sposto un po' più a sinistra. Vibra di più o di meno? Continua a vibrare uguale. Se vado così continua a vibrare. E allora torniamo giù e ci rimando le balle. Così senza neanche provarci. Qui ti faccio giusto per vedere che... No, raga, uno scontrino con un paio di runner si potrebbe fare, io dico sì. Anche in game. Però... Uno scontrino. Io non è colpa mia, io me la metto la roba. No, aspetta, uno scontrino nel senso che ci fanno lo scontrino e ci pagano l'IVA. Fattura. Ci fanno la fattura. Ok, c'è una casupola. Sì, ok. Baracca. Controlliamo? Per me anche no. Direi di andare dritto. Dobbiamo raggiungere, non ne posso più di questa pallina. Già.
Io un occhio nella baracca ce lo butto, tanto qua siamo di vicino. Quindi vai nella baracca? No, ci guardo da fuori. Ecco, come detto, da coso a coso, tra esagono e esagono ci metti un po'. Quindi vuol dire che tu, per vederla, cioè gli dai un occhio, è come se la vedessi da qui a un chilometro. Cioè nel senso, la vedi, ma non la vedi. Cioè ti devi avvicinare per... come a vederla non è una casa, però è una struttura che sembra messa relativamente bene. Ok. E non è Nifgardiana. Comunque sembra un bel posto, io ci butterei un occhio, lì magari davvero troviamo qualcosa dei contrabbandieri. Sì, certo, ci passerai okay. Le tue vacanze, io vado avanti. Sì, ci leviamo dei maroni qua, cioè forse non avete capito qual è l'andazzo, mettiamolo in questi termini. Quindi, magari ci passiamo vicino, ma non troppo, e oltre che c'è? Bravo, Percy, ti voglio bene. Cioè, oh no. Non mi hai dato il tempo nemmeno di dirtelo, praticamente ti vibra il medaglione, ma ti vibra parecchio adesso. Quindi sei passato vicino, non si sei andato, però passandogli vicino sei andato in un posto che forse era meglio la casa. Un secondo che devo fare. Potresti spostarlo un attimo? Ce ne torniamo indietro. Grazie. Cos'è? È, per l'esattezza, aspettate un attimo. No, è un bright diurno. Sarebbe notturno, ma questo via, vabbè, uguale. Ah, ok, no, pensavo fosse giorno. Avete perso parecchio tempo e è già calata la sera. Ok. Che brutto. Vabbè, poretto, scusa, è morto. Comunque Xakibor non lo sa. Prova, ma ci ha già visto oppure prova sì. A perfetto. Volevate. Cioè faccio, cazzo, me le stanno schivando tutti. prova stealth. Prego. Il tempo. Ho sbagliato il livello. 17. 31. No, sto caso provo a nascondermi anch'io. Sì, ci provo, ma... Io sono proprio invisibile, immagino. Io se vedo che è brutto. Allora, cosa devo tirare? Ditegli la statistica. Nascondersi. Ok. Ok, dove sei, Bright? 17, un attimo solo. Con il mio ricco più zero, no? Il Bright in realtà è un Bright gigante, vi mangio. Io non mi sono nascosto molto bene. Non so quanto tu abbia fatto, ma... 10. No, è qui sopra. Allora... dunque, qui c'è un 31. Perfetto, 31... Presumo che lei sia un ninja. Poi... è invisibile. Sì, lei è lì, ma non è lì. 17, 17... Ok, diciamo che a te ti vede. You can see me. Noto che mi vede? Sì, ti sta guardando. Lancio spot di Afan e ti leggo cosa fa. A sto punto. Spirit di Afan evoca 10 duplicati, se non sbaglio. È un D10. Un D10 duplicati, scusa. Entro 10 metri da me. Quindi tiro il D10. Sì. Poi ricordi di abbassare la volontà, la resistenza. Sì, sì. 8. Minchia. 8 duplicati. Ah, aspetta, devo fare anche un tiro su lanciare incantesimi, immagino. Che prima non l'avevo fatto. No, in questo caso è su te stesso, quindi lo casti.
Cioè, okay, dovresti fare l'incantesimo per colpire. In quel caso quell'altro deve fare un altro tiro, ma te lo casti fine. Ok, se mi puoi piazzare 8 duplicati... Sì, però faccio una cosa molto bella. Attentissimo. Sì, sì, dalla gestione a me li piazzo un po' a caso per distrarre lo spettro. Però. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. A te però, per riconoscerti, almeno per me, ti metto una chiave inglese. Ok. Sei quello che ha castato il meccanismo. Scusa il disegno. Via sta cosa che non me la fa... No, me la fa togli, ok. Elimina. No! Ah, vabbè. Ok, li posso muovere, no? Singolarmente. Sì, in teoria sì. Sì, sì, lo posso fare. Ci rimetti in metri, Luke? Ah, scusate, non lo... Sono una persona orribile, me lo scordo ogni volta. Fatto. Ok. Ne mettiamo uno proprio qui. Uno qui, uno qui dietro, un altro lontano da Sivandra, perché se non va lì, uno qui e uno qui. Io faccio, ragazzi, io lo distraggo, voi preoccupatevi del lavoro sporco. E io, detto questo, mi muovo allora un po' a circolare, faccio muovere anche i duplicati, li faccio un po' camminare tranquillamente, un po' sì, per allora per lo spettro. Sì, allora, perché per ora non uso la pozione, però voi tenete a bada i lati, ok? Io tiro fuori la spada d'argento e vabbè, esci, muovo, non sei più furtivo. Esatto. Come fissa, mamma mia, il Witcher, tantissimo. Io quanta resistenza consumo ogni round per questo incantesimo? Che altro mi muovo quanto è possibile, perché il movimento fammi controllare. Allora vedete Sabin che fa ciao. Perché tanto loro non hanno moltissime possibilità di affrontarlo, quindi perlomeno mentre rimuovono l'opposizione intorno tengo occupato il gran capo. Allora, quindi mi muovo verso il appunto la creatura. Ottimo. Non so altro. Allora, tirate su iniziativa adesso, che inizia il fight. Che a quanto pare l'hai triggerata, Witcher. Ah, ok, pensavo di che fosse già ormai... Cioè, che entrambi i lati fossero a conoscenza l'uno e l'esistenza dell'altro. No, cioè, ha visto lui e anche le sue copie, però le sue copie non si sono avviate verso la salita dove c'è la tomba. Tu sì. Diciamo che le copie camminano in modo un po' randomico per distrarlo. No, vabbè, ormai è andata così, non sono stato... non ho chiesto ulteriori informazioni, però è ormai... No, no. Quindi... Tanto avevo capito che facevate il fight uguale, quindi non ti preoccupare. No, allora, io non volevo fare il fight, però facciamolo. Io volevo andare via da qui. Eccola, l'ho trovata finalmente. Non trovo le statistiche. Quindi iniziativa? Che poi dici, quella lì è brutta. Sì, questa qui non è che sia tanto bella, parliamone. Io gli faccio Witcher, con che abbiamo a che fare? Un Wright. Ok, non mi dice molto su come... Anche questa, anche lei non è bella. Che sono dei Wright, Luke? Sai praticamente tutto quello che potevi sapere, cioè fondamentalmente sai che sono
Fammi un tiro su Arte dei Witcher, del Witcher. Arte Witcher. Allora, di base sai che sono le anime dei morti e dei dannati. Persone hanno per perseguitare i vivi. Cioè, meno il meno 4, non so perché. L'ho fatto in totale 16. Non so perché il meno 4, non ne ho la idea. Comunque hai fatto 16. Sì. Boh, skill roll meno 4. Perché non lo so, perché ho il più 3. Quindi non so se ho fatto 16 o più 10. Perché hai fatto 1, quando fai 1 devi ritirare. Ok, sì, e ti diminuisce, ok, è vero. Vai, comunque 16 in totale. Praticamente sai che un Wraith è lo spirito di una persona morta in circostanze terribili o con questioni in sospeso. Tuttavia non può essere bandito secondo il metodo popolare. Molti tornano al regno dei morti una volta eliminati, ma quelli sorti dalla vittima di una maledizione non se ne andranno finché questa non verrà spezzata. I Wraith sono tecnicamente senzienti, ma pochi agiscono come se lo fossero. Probabilmente è vittima di una maledizione. Se lo uccideremo è probabile che ritornerà se non rompiamo il cerchio. Intanto liberiamoci di lui nell'immediato, poi possiamo anche levarci dalle palle. Sì, ok. Come è iniziativa? Come iniziativa? Ce l'avete sulla scheda. Io ho fatto 15. Come qual è l'ordine? Ah, ok, non mi sono nemmeno accorto che stai tirando, scusa, stavo reggendo la roba del Wraith. Devo tirare per il Wraith. È un D10 più. Fammi vedere robe e posso attivare. Meanwhile. Vabbè, praticamente il Wraith ci sei per ultimo. Quindi siete il mago Sabin, e mi dispiace non riesco a pronunciare il tuo nome, Ilbet e Sivandra, e poi il Wraith. Ok, io mi muovo banalmente un po' verso di lui, tipo di qua. Comunque faccio anche spostare alcune copie con me per distrarlo. E non faccio altro, perché tanto mentre lancio l'incantesimo delle copie non posso lanciarne altro. Quindi... Ok. Sta... Mi devo togliere la... A Sabin? Io resto al mio bellissimo posto e se la scheda decide di riaprire, sì. Non puoi, devi rimanere lì ferma. Ok, uso mira accurata. Ok. Quindi ti rollo la skill. Prendi? 19. Prendi bene? E ti tiro l'amico arco. Basta. Io devo leggere una cosa perché... Ah, giusto, deve fare il tiro contrapposto. Sì, devo fare un tiro di blocco dodge. Deve fare eludere. Però io ora eludere. Un attimo, è persi. Uso un attimo la tua scheda. Ma ci mancherebbe, prego. Perché così mi dice la statistica che dadi devo tirare. Allora, un di 10. Ok. Più skill, ok. Quindi, quanto hai fatto? 19. 19 per colpire, giusto. Devo passare 19. No, 19 per la skill. Che sarebbe per colpire, sì. Ok. Presa.
Mi ti piace gelato, sta facendo questa mia. Va bene, sta al Witcher. Allora, niente, corro qua e mi metto in posizione di difesa. Ok. Ok. Unica umana del gruppo, cosa vuoi fare? Io vorrei... a parte quanti metri sono? Mi avvicino leggermente, anche a costo di perdere la mia furtività. No, non ti sta... cioè, a te non gli hai fatto né danno e non gli hai... cioè, non ci sei portata, perché c'è un... ed è più altri te. Sta in teoria... lei non ha più furtività, perché gli ha tirato una freccia addosso. Che poi era... non so che freccia era. Io... vabbè. Tiro fuori uno dei miei coltelli e... ci ho visto, c'è l'abilità alla mia corte, non so se devo tirarti quello per lanciare il coltello. Sì. Riprovo a tirare un coltello. Che non mi ha tirato. No, che... no. Ora farà 40 tiri come prima, perché roll 20 è brutto. Vedete perché i duelli sono brutti. Ecco, no. First strike, ok. No. Sì, puoi fare due fast attack in un round, normale. Ok. Oh, primo 19, secondo 20. Ottimo. Quindi lo prendo con due coltellate. Forse. E che merda. Col primo manco, il primo lo prende. Niente, le chiappa tutte e due. Ah, un bonus che non vi sto... non ve lo dico, ma... Te la tira per un attimo? No, il danno non lo tira. Fai un coltellino a lancio, clicca sulla freccetta. Oddio, almeno quella, però vale. Il danno è poco. Non ti dice il danno? No, non mi dice il danno. Aspetta. È un D6. No, un D6. Quindi ti tiro due D6, semplicemente. Esatto. Penso che sia 2 di 6 più riflessi. 10. Più riflessi. Ah. Penso. Vabbè, non c'è problemi. Ok. Beh, comunque sarebbe... è morto. Dobbiamo scappare. Via. Damo se. Boni, fermi lì. A cuccia. 1, 2. Sì, lo sto allungando, cos'è? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quanto okay. Movimento sti tipi? 6 si sposta, di 6 quadretti si spostano. Io guardo gli altri, ce ne andiamo? Sì, anche con Asbe. Piacere. Okay. Tolgo le illusioni, quindi se vuoi toglierne è inutile che consumi ancora resistenza. E mi prendo un round in questo fermo per fare l'azione di recupero e recuperare resistenza. Ok. Quindi la tua azione è quella. Il prossimo è Sabin. Che semplicemente ciao, ne vado, vabbè, prendo la freccia, ciao, addio. Ottimo, lei non c'è più. Tocca al Witcher. Sì, sta a te Witcher. Cioè io volevo fare una cosa tutta bella, tutta è Non ti si sente, Percy? E come? Ora eccomi, sì. Sentite ora? Sì. Ok. Ora sì. Io direi,
Se posso salto da qui e corro anch'io via. Fammi una... C'è qualcosa che fa acrobazia? Tira atletica. Ok, tira atletica. E così il Witcher si spezzò. Magari non fu ucciso Tom Bright, ma si spezzò una gamba e morì. La storia del Witcher morto per una caduta. Vabbè, è morto come vissuto, come un ignavo. Allora, non mi apre la scheda, quindi provo a riconnettere. Madonna, oggi sta dando un botto di problemi Roll20. Dipende anche... Non mi permette di aprire la scheda. Beh, non ho toccato niente. No, non è colpa tua, ovviamente. Credo sia Roll20... Ecco, aspetta, ora lo apre. Okay. Allora, intelligenza, destrezza, atletica, vai. E non lancia il dado. Ne lancia 10. Io sto aspettando. 19. Okay. Scendi agilmente. Mm-hmm. E poi ti fai il tuo spostamento. Ok. Ma è meglio sgommare. Ok, sta Sivandra. Io... Anch'io sgommo e rimango proprio al limite. My job is done here. Rimango proprio qui al limite per andarmene, ma tengo un occhio su Salivor. Ok, sta ai cosi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, mi vedo arrivare adesso. 6. Ho capito, pian pianino. 1, 2, 3, 4. Ma noi da che lato stiamo andando via? Mia, da dove siete arrivati praticamente? Ok. Ok. Sta a te. Userò un'antica tecnica del popolo elfico. Palla di fuoco! Che si chiama correre molto velocemente. Ah, ok. Conosciutissima dal mondo del popolo. Levarsi dalle palle. Quella è proprio universale. Sì, esci dalla cosa, esci dalla mappa. Dalla cosa correndo. E penso che lo facciate tutti. Sì. Un vero? Ovvero se siete usciti dal fight. Ah, sì, ovvio, ci siamo dati. C'è Martina, sta rage quittando. No, è un momento Attack on Titan. Ok. Allora, io direi di sgommare verso sud. Cioè, che in realtà è l'est. Mm-hmm. Dove stiamo qua? A nord, spero. Mentre vi avvicinate in questa direzione, vedete due palafitte. Vedete che con standard Midgardiani tutto quanto. Fate tutte le manfrine che dovete fare. Che farà Xavier. Grazie. Ma, ti chiamo Gwyn, ti chiamo adesso un po', perché mi piace di più. Quindi, ok. Fate... Madonna, mi scuso. Faccio così, apro tipo... Esatto, ma fammi passare, non mi rompere i coglioni. E arrivate qui. Ah, un campo in guardiano. Beh. Siete finalmente usciti dalla palude. Siete sporchi, lerci. Però ehi, siete ancora vivi. Vabbè, voi... Guarda, già il tanto... cielo esiste ancora. Oh, ha smesso anche di piovere. Oh. No. Vediamo questo accampamento, immagino. Sì, volete mettere i vostri token o ne metto uno solo? Ma per me anche uno solo. Anche uno. Tanto siamo tutti insieme. Allora, a questo punto metto te. Ti chiamerò Coso, perché non riesco a nominare il tuo nome. Xaclivor. Mi faccio bene. Ora siamo nell'accampamento dell'infoguardiano, non che sia proprio... Allora, loro vi puntano, cioè, vedi, le guardie arrivano e ti puntano le armi, perché quelli di prima ti hanno fatto passare.
questi non sanno chi cazzo sei. Io apro il documento. Si rimette dov'era, prego. Io e loro dobbiamo entrare, grazie. Ti fa accenno, guarda male gli altri tre, però. Guarda male quella del nord. Allora, vedete, l'accampamento è, vedete, cioè, chiaro come un chiaro, chiarissimo che era un posto di pescatori che avevano tirato sulle baracche, burattini per uscire. E presumete che i pescatori non ci siano più, ma no, che non ci siano più, che se ne sono andati, non ci siano più. È stato, mi sa che li peschi nel fiume adesso. Esatto, è stato espropriato in modo totalmente legale e seguendo sicuro tutte le cose. Perché Nilfgaard fa le cose per bene e quindi entriamo. Beh, siamo sul fiume, quindi forse da qui possiamo ottenere un passaggio dall'altra parte. Beh, sì. Andiamo verso la casetta che vedo là in fondo, più vicina alla riva, magari. È il punto dove si imbarcano. Ci sapranno dare qualche informazione. Prego. Io proseguirei dritto senza cacare nessuno e andando dritto verso la... Facciamoci i cazzi nostri, tipo. Sì. Sì, ma allora, quindi ci sono solo ufficiali nifgardiani, non c'è altro. Ci sono truppe, cioè, vedi, ci sono soldati da terra, arcieri, balestrieri, cioè... Capito. No, no, era per chiedere. Niente civili. O li hanno uccisi, o li hanno fatti prigionieri, comunque l'hanno occupato poi come accampamento per... o come porto da usare sul Pontar, ok. Non che ce ne freghi qualcosa, sinceramente. Andiamo... No, leviamoci dalle balle. Noi ci facciamo i cazzi nostri. Usiamo il mio lascia passare finché regge. Basta. Bussiamo alla porta dell'imbarco? Lui vi fa passare. Salve. Entrate. E c'è il... Presumete che sia il capoccia a vederlo in quel modo... in armatura non redaniana, nifgardiana, vedete un'armatura molto bella, nera con dettagli d'oro, con il sole al centro, con c'è uno di alto rango, con dei dei fogliettini, come si chiamano quei cosi che mettono sulle spalle per segnare il grado? No, per segnare il grado. Le mostrine. Grazie, scusate. Le mostrine attaccate sulla spalla, sull'armatura metallica. Capite che voi tre capite uno di alto rango, te capisci che è un generale. Ok, generale, quindi faccio generale. Che nobi, no, aspetta, non era hello there. Non è il caso. ora escono fuori quattro braccia. vedi che sta facendo timbri, facendo cose, sbuffando. Alza gli occhi, ti guarda. Sì. Sono in Nifgardiano. Sono un mago Nifgardiano. Avrei bisogno di un passaggio dall'altra parte del fiume. Ti guarda un attimo. Sì. Saclivor, giusto? Sì, vi è giunta... Dai in arresto. La fine. Fine. Sta sudando. Giuro, l'ho pagata le tasse. Non so come nascosto da qualche parte. Beh, pagate le tasse davvero? Lei ha percepito il reddito di cittadinanza anche se aveva l'ISEU troppo alto. Non va bene. No, non ho avuto nessuna notizia. Se intendi da poco, so del tuo coso, del tuo corso, e ti sta parlando in Nifgardiano, ora con fondo Redania, porca. Posso ottenere quindi questo passaggio e evitare di disturbarvi ulteriormente? Se riesci a salire sulla chiatta, fai pure. Perché è così difficile salire sulla chiatta? E il problema non è salire sulla chiatta, il problema è rimanerci. C'è una catena dove la cosa è legata. Sirene,
Sirene. Ah, quindi il problema non è attraversare il fiume per le correnti. No. Bene, io avrei... Io non conosco la vostra lingua, parlo in nordico e mi rivolgo appunto a Xaclivor. Sono un professionista, come può vedere. Ma non chiederò un pagamento, quello che chiediamo è solo di attraversare il Pontar sull'altra sponda. In cambio garantirò la sicurezza della chiatta. Ce lo fanno fare, il problema è che ci sono delle sirene lungo il fiume. Mi preparerò adeguatamente per lo scontro. Bene, quindi dobbiamo pagare qualcosa, un pedaggio, o possiamo andare? Vedi che ci penso un attimo. Vabbè, lavori fondamentalmente per la corte dei maghi. Non posso di certo prenderti una tassa. Lo dice in Nilfgaardiano o in comune? No, lo dice in Nilfgaardiano. Capisci, okay. Sai che lo sa parlare, però non è il caso di... Sì, ecco, non volevo rendere proprio noto a tutti che lavorassi per loro, in quel senso. E si gira verso le due ragazze e vi parla nella vostra lingua. E stranamente la parla molto bene. Voi due chi siete? Sono Sivandra Leri e sono qua per aiutare il mago e difenderlo. E lei? Mi chiamo Sabine. Come lei accompagno il mago? Allora, off game, Sivandra, te c'hai la discendenza nobile, vero? Sì. E non volevo fare una gaffe. Ha detto sì. Le hai detto il cognome? Sì. Ah, che ci fa una nobile da queste parti? Per di più, seguita da un Nilfgaardiano e un Witcher. E un Skoyatel, credo, e intende... Sabin. È da tempo che la mia famiglia non mi vede più nella mia terra nativa e ho deciso di iniziare a lavorare utilizzando le mie capacità per aiutare Nilfgaard. Non so se ti devo tirare inganno. No, lui fa... Ah, quindi hai scelto di stare con i tuoi genitori? È grazie a loro che siamo riusciti a entrare... nel nord. Esatto. Cazzo. Quindi scusa, lì capisco che il segreto dei miei era questo. Sì. Hanno venuto il nord. Ok, allora dico, lo dico anche abbastanza sciolto. Sì, esattamente. E poi abbasso lo sguardo e mi metto un attimo a riflettere. È tipo, porca puttana. Siamo un po' tutti infami qui. Forse il Witcher è quello un po' più onesto. Niente. Vabbè, a te ti ha dato dello Skoyatel, te praticamente sei l'elfo che vorrebbe uccidere tutti gli umani perché gli stanno portando via le terre. Beh, gli Skoyatel però sono alleati con Nilfgaard. Sì, infatti, non ha fatto nessuno... Infatti, Skoyatel... Sto zitto. Sì, infatti, perché nei libri gli promettono le terre in cambio di... Gatto! Assistenza militare. Un gran procione quel gatto, un capore. So, è bello per questo. Imbarchiamoci quindi. Grazie generale. Prego. Per la disponibilità. Per caso avete munizioni in argento o qualcosa che possono usare i miei compagni per difendersi? Io me la cavo più con questa roba e tiro fuori il bastone. Ti guarda? Certo. Ho argento da regalare a persone. Soprattutto ci vuole un fabbro adeguato per forgiare un'arma. Provatevi a tirargli le monete. Magari qualche dardo di balestra, un paio di pugnalini, non chiedevo tanto. Servono le nostre truppe. Abbiamo appena preso questo insediamento da un paio di giorni. 200 oro. Tentenna un attimo, però fa no, non posso darti le armi dei miei uomini, devono difendere il posto. Apprezzo la sua integrità morale. Allora imbarchiamoci. Ui, wa, ui.
Bravo. Andiamo. Con una testa alla sedia, oddio che dolore mi ha fatto. Vi imbarcate. Ok. Quando ad un certo punto sentite degli scossoni per venire da sotto la barca. Ci siamo. Spada. D'argento, ovviamente. E escono quattro droner. Ah, non sono sirene. Ah, ah, ah. Cazzo, me l'ho preparato per un altro fight. No, no, tanto ancora non ho mica usato l'olio di necrofago. Quindi, per fare prima, agite. E poi faccio agire i droner. Io tiro una palletta di fuoco su uno dei droner. Ti tiro subito il casting. Ok, lo sai che è al 75% che rischi di prendere fuoco il tizio che a cui tiri la palla di fuoco, vero? Sì, ma è bagnato, quindi immagino che subisca il danno istantaneo, ma non prenda fuoco perché è fradicio. C'è sto profumo buonissimo, la pizza? Luke, concentrati, sei il GM. Scusate, lo stavo aspettando, oh! Come lo tiro? Così? C'hai il cast, bravo. Sì, però mi ha tirato il danno senza tirarmi la mi devi dire la CD che devono fare per evitarlo. No, io devo fare un tiro di lanciare incantesimi, da quello che so. E, loro possono fare un tiro o di block, o di, quindi o di bloccare o di eludere. Allora fai direttamente... uno comunque a colpire. Vabbè. Allora tiro 3 di 10 per... No, 4, sono in 4. Ok, uno. È un'unica palletta, non è una cosa d'area, su uno solo. Ah, allora... Cazzo, avevo fatto un 10. La prende in pieno. Insomma. Penso che si sia preso 12 danni. Così. 12 danni, così, sì, l'ha preso. Però è in piedi. Prego. Ah, no, aspetta. Consumo 3 punti di resistenza, ne tiro un altro su un altro tizio. Così velocizziamo il combattimento. Se no... Sì, sì. Consumiamo un po' di resistenza, sti cazzi, ma almeno facciamo in fretta. Ok, 22 questo, ti ritiro i danni. Ti posso anche tirare, ma non la schivo, cioè non... Non schivo? No. Sono dei grandi schivatori. Ha fatto 9. Anche se avesse un più 10, che non ha, non lo schiva. 9. Perché 9. Uno ha preso quanto? 12, l'altro 9, giusto? Sì. 12 e uno 9. Prego. Finisci. Io... finisci. Ok, infatti, uso. Allora... Intanto cominciamo. Allora, intanto utilizzo la pozione di Necrophage Oil sulla lama d'argento. Ok. C'è Michele che sta scrivendo che vuole giocare. Allora, quindi lancio innanzitutto. Tieni conto, però faccio 5 danni extra. Ok. Se tira. Devi però fare per colpire, no? Sì, ho fatto. No, per colpire persi dovrebbe essere. Ah, quello è il danno. Devi fare mischia. Mischia, scusate. Allora, quello lo tenete nel caso in cui io colpisca. Touché, allora, mischia. Immagino che farai mischia. Due attacchi leggeri. Scherma. Quell'altro. Sì, allora, Chufa Strikes. Bella. 17 e 14. Ok. Primo buono. Il primo lo prende in pieno. Il secondo. E che coglioni. Cioè, tutte di uno sotto.
Sì, e quindi faccio 10 danni a capoccia, più 5, 15 a capoccia. Hai due feriti o altri, o quegli altri due? No, non ho ferite. No. I due feriti o agli altri due dei quattro? No, gli altri due. Ok, quindi prendono entrambi 15 danni. Prego, sta alle donzelle. Io ti lancio i coltelli. Vai. Sono portatelli, poi anche camminare posti dei. Sono due tiri e ne tiro uno sull'altro. Uno l'hai fatto fumble, cioè fatto Sì, ma non lo conto quella cosa. Ha fatto 12. Se si mette a fare tutte le regole, se no questo raciaone. 1,26 non è. prendo. Allora, quello 26 no. Ah, vabbè, ha fatto 1. Cioè, è rimasto lì così. Il secondo. Lo prendo. Vabbè, ma io tutti i mostri che metto sono scemi. Naturale e uno naturale comunque. Quindi tiro le 2 di 6. Colpisci quelli colpiti dall'elfo o quelli colpiti dal Witcher? Quelli colpiti dall'elfo, i primi che sono stati attaccati. Ok. Quindi va qui e questo va qui. Ok, sta a Sabin. Che ti tiro con l'arco, quindi Puoi fare due attacchi, questo eh? io. Senti, cioè Sentito adesso. 21, credo che lo prendo. Non so perché sono arrivati qua. 6 dadi, però ok. Perché se fai 10 su un dado lo ritiri di nuovo e aggiungi il risultato. Stesso se fai 1, lo ritiri e togli il Ok, risultato. allora tiro per vedere se evito. Tira in altro di attacco perché puoi fare due attacchi. E anche se fa 10 è stato bravo. Devo ritirarlo perché ha fatto 10. No, allora il primo te lo evita. Riesce a evitarlo perché fa in totale 24. Il secondo invece prova. E fa cacare, lo prende in pieno. A chi tiri? A quelli presi dall'elfo o dal Witcher? Dall'elfo. Ok. Oh, quanto sono resistenti, qua? 16 danni. 16. Ah, Va no. Sedici. bene, vedete uno e fa. Detto subito, quanto sono resistenti? Morto. Bene, allora, sta a loro. Scusate, non ho il combat per questo, per questa scena. Allora, siete in 4, quindi userò uno, prendono, si focalizzano su, beh, 1, 2, 3, 4, 1 l'elfo, 2 il Witcher, 3 Silvandra e 4 Sabin. Ma uno non è morto. Giusto. Quindi sono tre. È un D3 però non ce l'ho. Allora, lo ritiro. Tiro il D4, quindi, però voi siete in 4, quindi uno va su. Ok, il Witcher. L'altro va su. Uno, l'elfo. E l'ultimo va sul Witcher. Quindi due sul Witcher e uno sull'elfo. Come era anche logico, sono stati precisi. Ok, provano a colpirti con i loro belli, coi begli artiglini. Che cazzo è che ti ha fatto Vai danno? prima. Che danno che fanno, porca puttana. Allora, hanno fatto mischia, hanno fatto 12 Su chi? su di te. Ok, ti Cioè, devo ha fatto 12. illudere. Sì, esatto. 15. No, non ti prendono. Ora Schifo. tiro i due su il Witcher.
quindi fanno uno 10 e l'altro 11. Ok, eludere. Devi ritirarlo per il secondo? Ah, è per entrambi. Ok, okay, uno lo schivo, l'altro, vediamo un po'. No, me lo becco il secondo. Il secondo te lo becchi. Lo so. E 14. Ti fa 14 danni. Allora, l'armatura... Allora, ti dico... Torso. Torso, ok. E paro di... Non mi ricordo quanto faceva la... l'armatura che avevo preso il... Dovrebbe essere scritto nel coso. Come si chiamava? Il Gambason. Gambason, grazie. Doppia trama. Mi sembra quello, esatto, che c'ha... mi pare 8, tipo che ce l'ho anch'io. 8. Quindi pari 8 danni, pari. Quindi me ne becco comunque 6. Ok, rista a voi. Vedi prima, quindi due pallette di fuoco su due di loro. Tiro di base. Dai, solo questi mostri vi dividono dal vostro obiettivo. E l'altro te lo devo tirare. Sull'altro c'è un malus di 3, credo. Vabbè, quindi su uno 21 e su uno 19, prima non l'ho considerato. E ti tiro i danni di entrambe le palle. Dove le chiappi entrambi? Sì, ti dico il danno, però. Sì, sì, no, era ho sperato facessero 10, ma... 9 e 5. 5 con 4 di 6 è un gran tiro, devo dire. Sì, vabbè, anche 9, eh. Allora, uno schianta, l'altro non è messo bene. Ok. No, io mi ho schiantato quello vicino a me, comunque. Sì, sì, sì. Sono rimasti quanti? 2. Ok, io vado su uno solo, ma di colpo poderoso. Ok, se non sbaglio ti dà un... A colpire c'è il doppio dei danni. Grazie. Vai. Comunque roll 20 ti odi, Ah, ecco. Sfiga. Mi si pianta nel legno, ovviamente. Sì, ti si pianta proprio, arrivi lì con tutta la foga del mondo e lo abbuchi anche e ti si incastra lì. Mentre lui fa con un bellissimo 5. Schiva. Io sempre la mia corte, questa volta utilizzo lo stiletto e provo proprio a infilzarlo. Prego. Tiriamo. Ah, mi fa fare sempre due colpi, quindi se mi riesce provo a infilzare anche l'altro. Sì, sì. Primo, direi di no. Secondo, sì. Devo comunque tirare per vedere se faccio meno, lo prendi. No. Il secondo è 19. Il secondo l'hai preso. Ok, lo stiletto c'è sempre un D6. Sì, tutte le armi che hanno la vostra classe, l'ho controllate, tutte un D6 fanno. Prende 3 danni. Ok. Sta a Sabin. Mi concentro su chi è rimasto. 2. Vado col primo. Esatto. 29. Schivami questo. E niente. Il primo lo prendi. Che schifo. E gli faccio però 9 danni. Vabbè, muore perché era a fin di vita, però che schifo. E il secondo? Vediamo. Basta fare 10! Faccio niente. Perché se ne tirano uno solo? E niente. Mettiamo fine alla sua misera vita. È esploso anche quest'altro.
Cioè, l'unico che è riuscito a fare qualcosa ha ferito il Witcher, cioè quello lì che doveva nemmeno essere toccato. E vabbè. E riuscite, finalmente, ad arrivare a Redania dall'altra parte. E la sessione si conclude qui. Grazie, Luca. Grazie, Luca. Niente, cioè, io non è per cattiveria, però io, in questa maledetta palude, ho messo un botto di roba. Siamo stati bravi a schivare a culo tutti gli scontri. Ovviamente. Cioè, c'era una vampira. Niente. La caccia selvaggia, meno male ci sono andati, se no mi saltavate anche quella. C'era il troll, che potevate parlarci. Niente. C'erano altri Nilfgaardiani? Niente. Nella cosa dove c'era il Wright dovevate essere messi in difficoltà in modo che poi arrivasse un personaggio famoso del gioco, che era Regis, a darvi una mano. Niente, l'avete fatta fuori subito. Ops. Vabbè, basta, ok. Cioè, mi dispiace, stai pochi combattimenti. Bene. L'importante è che vi siete divertiti. Sì, quello sì. Sì, allora, grazie Luca per la sessione. E grazie, allora, intanto, un po' di annunci. Domani saremo a Luca Comics and Games con le magliette del canale. Sì. Link a shop. Ora, su, Luke, su, non ci incischi. Un attimo. E poi, lunedì, chiaramente torneremo martedì con l'Oscur Renaissance e la campagna di Scatola Bianca, dove appunto il gruppo è ancora fermo al faro di Lannis per capire cosa fare. E mentre appunto lunedì ci sarà con io, Roberto, Giovanni, detto Joe il Mago, e Froggy della Locanda GDR, faremo una one shot a tema Halloween horror, chiamato Liminal Horror, con un'avventura a sua volta intitolata La Piaga delle Rane, che è quello incluso nel manuale. E quindi ecco, ci rivediamo lunedì, per chi non ha già, appunto, chi non sarà Luca Comics. Saluta, e dopo le sbornie di Halloween, per appunto giocare un'avventura horror. Detto questo, ecco, Luke, hai messo il link dello shop? Sì, ho messo il link dello shop e un attimino soltanto che facciamo un raidino veloce veloce. Lo facciamo a Lupo Marcio, perché sì. Ok, e niente, ci vediamo, come hai detto, martedì, giusto? Lunedì con la one shot, e martedì con l'OSR. Lunedì sarà una one shot horror. Ok, va bene. Allora, ciao ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Ci vediamo, Luca. Ciao.